you guy who does not steal from me with the coinado? Thank you.
lo penso. Oioia. Mamma mia, la sento ancora altissima. Sono bellissime comunque, è da un sacco che non le ascoltavo. Cioè, mi ha veramente sbloccato dei ricordi, delle immagini in testa incredibili. Bellissimo. Comunque c'è anche il 2. C'è anche il 2, c'è anche l'X. Oh. Oh. Uguale. Sì, sono le solite. Sono un po' cambiate da Metal Slug a Metal Slug, cioè degli effetti in più, però sono le solite. Sì, quella di prima sì, era l'ultimo livello. Ecco, in Metal Slug 3 cambiavano le canzoni, secondo me. Comunque c'è un'arte incredibile. Sì. Sì, vabbè, per i videogiochi in generale, sì, appunto. Sono arte composita, quindi la musica è anche una gran parte. Gioca un bel ruolo. Tecnicamente sono favolose, ma a livello musicale, a livello di tutto, cioè sono dei signori musicisti, cioè è un... Boh, sembra un prog jazz misto rock metal, cioè è incredibile. Comunque sia, a caso. Poi durano tanto, cioè variano, sono lunghi nel variare, cioè si prendono il loro tempo nello sviluppare la trama della canzone, le melodie della canzone. Vabbè, comunque sia. Va bene, dopo la pubblicità, io direi che appunto per la pubblicità si va. Chiudiamo tutto quello che è inutile e finalmente possiamo ributtarci nell'atmosfera. Ok. Basta la musica per far cambiare a questo gioco a questa live totalmente faccia. Puoi mettere qualsiasi canzone senza problemi di copyright, quelle dei videogiochi sì, giustamente. Non so se si potrebbe fare, però ovviamente lo consente. Io devo alzare la luminosità, perché anche per esempio c'è la musica di Sekiro in questo momento. Se no gli darebbe fastidio perfino questa. Comunque. Ci siamo. Scorsa live è stata abbastanza densa, abbastanza interessante. Abbiamo esplorato più o meno tutta questa zona qua. Quindi tutta il palazzo della sorgente. Appunto, abbiamo visto cosa si nascondeva sotto questo lago e l'abbiamo evitato. Ora dovevamo fare una scelta, se vi ricordate. Dovevamo fare una scelta. La luna piena che davvero è talmente luminosa da far quasi giorno, cioè... Quella è la luna, vero? E il sole dov'è? Se c'è, non si vede. Sta dall'altra parte, luna piena. La prende dritta per dritta. Comunque sia, Rux. Facciamo sta scelta.
Erano oggetti chiave? Sì. Allora, i due uomini che vogliono diventare la grande carpa, vogliono diventare maestro, tra virgolette, come dicono loro, ci hanno dato due esche identiche, identiche, dall'aspetto, ma non nella descrizione. E differiscono differiscono l'una dall'altra. Il nome Reirata nel vaso è ossessionato dall'idea di diventare un maestro. Colui che riceve le scaglie della carpa diviene gli stesso simile ad una carpa. Affido a te il mio tesoro segreto. Amoru, buonasera, grazie per essere qua. Continuiamo stasera con la decisione da fare per la carpa. Che esca diamo alla carpa? E va bene. Quest'altro invece, il nobile del palazzo della sorgente nel vaso, è ossessionato dall'idea di diventare un maestro. Quindi fin qua tutto uguale, però offri quest'esca al maestro, la grande carpa, offrila con zelo, ma in silenzio, affinché nessuno lo sappia. Questa sembra molto più creepy, molto nascosta, cioè offrila con zelo, non fai affinché nessuno lo sappia, cioè si vede che c'è qualcosa sotto. Io sto un poco qui e poi passo un poco dal nomade che decide di giocare ad Hollow Knight. Esatto, Momoro. Più che altro, cioè, il stream Sekiro lunedì e mercoledì e questo mi entra in live così a mezza altezza. Cioè, non va bene, non va bene. Volevo esserci anch'io, maledetto. Però vabbè, passo dopo, semmai. Allora, guidalo te, Momoro. Allora. Comunque. Comunque, io a questo punto, però il fatto è che c'è una cosa che mi rende perplesso, è che entrambi ci hanno detto che ci daranno un premio, ok? Il premio, quello lì addirittura il premio più prezioso del palazzo, e quindi uno dice, mi stai prendendo per il culo? O lo fai veramente, che poi mi dai il più grande premio del palazzo? Perché se è così, io gli darei anche l'esca, quella bastarda, quella che sembra bastarda. Però d'altro canto ce l'ha detto anche l'altro, che ci dava un premio interessante. Però ce l'ha detto con meno foga. E spero che la meno foga ci dia un premio in realtà che è un pochino più interessante invece. Andiamo controcorrente, anche perché, ripeto, è difficile, arrivato a questo punto, che uno vada laggiù alla tenuta Reirata per riparlare con quel tizio e vedere se ha un dialogo diverso e se ti dà qualcosa di diverso. Quindi, diciamo, mi sembra anche un premio un pochino più nascosto. Quindi gli daremo l'esca davvero preziosa, però quella con affido a te il mio tesoro segreto. Va bene? Va bene? Se non vi va bene, ditelo ora o tacciate per sempre. Esca scelta preziosissima. Che vuol dire? Oh mio Dio. Oh mio Dio, aspetta. Che vuol dire esca preziosa, esca scelta preziosissima? Ah, ok, va bene, meno male. Meno male, perché... va bene. Ok, eccoti qua. Esca scelta preziosissima. Oh, porca puttana, a me non mi ricordo come si chiamano. Damn. Come si fa? Chi cazzo è chi qui? C'è scritto? Non lo so. Andiamo a vedere. Allora. No? Dai, l'ordine è quello del menu? Lo spero. Arunaga è quello della tenuta Reirata. Perfetto, perfetto. Lo spero, Rux, lo spero. Lo spero. Perché se me le ha messe per l'ordine rispetto a quelle che... No, è vero, no, l'ordine comunque...
non le ho messe in base a quelle che ho preso, perché prima ho preso quella di quello di quel tizio che sta qua. Quindi per forza di cose va bene. Quindi Arunaga. Ok, ok. E quindi gli abbiamo dato da mangiare a questa carpina. Interessante. Interessante. Sicuramente non butto in acqua perché poi non riuscirei più a risalire. E cosa mi dice? Qualcosa? Che fai? Perché ti sei girato? E ci credo che sarò ricompensato. Ci credo. Madonna, oh, questo mi fa gli attacchi personali. Ah, ok, intendeva la carpa. Moderazione, moderazione. Perfetto. Ma se noi gliele dessimo tutte e due, che succederebbe? Non ne ho idea. Non ci voglio provare, però. Non voglio rischiare. A questo punto, però, voglio subito andare a parlare con l'altro. Quindi, dintorni del vaso del nobile, visto che deve essere qua. Ma come si permette? Fallo. No, Rux, no, dai, no. Ora, no. Poi... Ok, questa cosa che c'è la nebbia nel vaso, meh, cioè come fa, cos'è, un portale per un'altra dimensione? Che cos'è? Una teleporta? Che cos'è? Vabbè, comunque sia, non c'è più, se n'è andato, purtroppo ha fallito la sua missione. Che missione particolare però. Che fa vincere uno su tutti. Ricorda molto alla larga, ma molto un'altra cosa di un altro gioco. Chissà sa, chi non sa non sa. Va bene. Allora. Allora. Che cazzo è? Ah, area del palazzo, va bene. Scusate. Sono di fuori come Huli stasera. Ai ai. Va bene, qui dentro abbiamo visto chi c'è. C'è quella vecchia che si è addormentata stanca di aver pugnalato questi cadaveri, praticamente. Dopo aver gettato tutto il suo rimorso per queste creature. Mentre qua in alto dobbiamo scalare. Siamo andati sia a destra che a sinistra. Poi da dove siamo sbucati, dove c'era la tana della grande carpa, e qui c'è questo fiume che scorre incessantemente. Quei bambini che si addormentano dopo aver giocato tanto, no? Esatto, anche. Allora. Tanto questa qua è bianca. A parte non ricordo se era come le altre, penso di sì. Queste lucertole sono bianche qui vicino all'acqua della sorgente. Diversamente da quelle verdi quando sono vicine al veleno. Giustamente. Ovvietà videoludiche. Allora. Mi sa che si può andare soltanto per gli alberi a questo punto. Ok, stiamo attenti. Rassicurante. Ehi là. Stai fermo, stai. Ferma, scusi. Ferma, vero? Perché sono tutte guerriere?
Vabbè, sono impotenti, poverine, queste guerriere contro di noi. Cioè, non possono fare niente se ci avviciniamo e le picchiamo a morte. Però quando sono troppi, forse sono un pochino più impegnativi. Stia ferma lì, per favore. Lei ha una lancia, vedo. Prendo nota. La lancia sugli scalini è una cosa che... che è da odiare. Mi dispiace, io so fare la conversione del fulmine. Sì, vabbè. Ma dove son caduto? Come ho fatto a cadere e morire? Non c'è un laghetto giù. Basta. Ok, queste con le lance sono abbastanza fastidiose, soprattutto sulle scale, perché insomma, perché mettere delle scale? Va bene che è bellissima la scena, cioè è veramente incredibile. Però per il combat system le scale non sono comode. E lui invece ha una spada. Ottimo. Affrontiamo un po' di tutto almeno. Vai! Ah, ok. Vabbè, meglio. Mi velocizza il fight. Mamma mia! Non ha più voglia di saltare troppo. No, invece salta in continuazione. No! Mamma mia, che culo, mi sono passato sotto. Smetti di saltare, per favore. E va bene. Sono un po' innocenti, mi dispiace ucciderle così. Brutalmente. Però... non so se c'è alternative. Non so se possiamo parlare, possiamo discuterci, non lo so. Allora, grani 1, va bene, ma riposiamo, perché no? Ok. Mentre continuo a osservare questo passaggio bellissimo, perché comunque ricordate come ci siamo tornati qua. Va bene che c'è degli idoli, quindi possiamo tornarci sempre. Ma laggiù... ah no, laggiù è sempre... guardate quanto è grande quest'area, proprio a uno. Che cazzo è? All'ultimo cerchi di risolvere le cose parlando, dopo non so quante stragi. Ha ragione anche lei, Moro, ha ragione anche lei. Guardate quanto è grande quest'area, cioè laggiù c'è il tizio che ci ha portato qua, l'uomo di paglia. Là c'è la pagodina lì iniziale, poi inizia la discesa, e poi qua c'è tutta l'area gigantesca qui sotto, e guardate quanto è lontano e guardate dove siamo, cioè è incredibile. Tra l'altro nelle vicinanze non si nota il resto della mappa, a meno che non sia sotto, dietro queste rocce. Aia. Sì, esatto, quella musichetta era quella di Cornifer, appunto, visto che ci siamo messi a guardare la mappa di gioco. Allora, parecchio in alto, e qua dentro una grotta, tra l'altro, da dove sgorga tutta l'acqua, è proprio, siamo arrivati alla sorgente vera e propria. Bellissimo. Tocca al Cimelio, possiamo pregare con lei. Con lei, giusto? Sì. O con lui? Non ne ho idea.
parte che ha un bruttissimo pugnale piantato nel piede da qualcuno. Io direi di andare. Che dite? Ouch! Esatto. Penso che lui sia Lord Takeru. Penso, colui che possedeva il retaggio del drago prima di Kuro e che è venuto a fare la recisione e che voleva prima di Kuro fare la recisione immortale. Tra l'altro qua troviamo dei ramoscelli di sempre in fiore, però con i fiori, tutti sbocciati, non secchi come quelli che c'erano. D'altronde qua siamo al Palazzo della Sorgente. Come facciamo a trovare roba secca? Va bene. Penso, o lei magari è Tomoe? Che è arrivata fin qua come noi siamo arrivati fin qua? Però non è in armatura, non sembra una guerriera. O magari non lo era. Magari combatteva coi fulmini, con le saette e basta, faceva tipo lo Zeus della situazione. Non lo so. O il Thor senza martello. A From Software piace molto questa cosa del piano illimitato, bianco, infinito all'occhio umano, che sembra non avere appunto orizzonte, anche se qua per fortuna ci hanno messo degli alberelli, con queste creature mistiche nel mezzo. Piace molto. Mi sa che in ogni Souls c'è una parte come questa. In ogni Souls. Ma qui è abbastanza speciale. Vecchi draghi dell'albero. Sono abbastanza forti e ci avvelenano. Noi abbiamo la lama mortale. Ok, ci hanno avvelenati, maledetti. Aia! Ok. Non è una vera e propria boss fight come state vedendo, cioè non sono così difficili da uccidere o affrontare, semplicemente tossiscono e tossiscono veleno, come se siano corrotti da una maledizione. Eh sì, ci tossiscono in faccia. Questo attacco lo fa lui in automatico, Rux. Quando li saltiamo addosso da questi ramoscelli. Anche se non mi è riuscito adesso, non so perché. C'era sotto, troppo sotto, si vede. No, non si vuole aggrappare. Ok, adesso è andato via. Adesso sono neri addirittura. Come se appunto stessero marcendo. A parte che io sto morendo, maledizione. E quando sto morendo sono tutti molto più aggressivi. A parte forse questi neri sono tutti molto più aggressivi. Ok. Guardate quanti ciliegi anche in lontananza. Quanti sempre in fiore. Invece questo è appassito. Ma ora non più. Ok. Si sente l'audio? O è basso?
Ok. Wow. È la prima volta che affrontiamo qualcosa di veramente grosso. Eh? Veramente grosso e incazzato con una spada. E poi ci spinge via con questi gridi. E di fronte a lui ci sono... Aia. Di fronte a lui ci sono un sacco di radici con dei fulmini. Alcune con dei fulmini. Ok. Va bene. Non è una boss fight così difficile. Basta schivare e tirargli i fulmini addosso. Non so se questa cosa a cosa è dovuta. Cioè, non so perché qui cadano fulmini esattamente. Questa sarebbe, sarebbe una domanda da fare a Pierre. Vabbè, finché continui con i tuoi attacchi, guarda, non mi pare il vero. Me la ricordavo un po' diversa. Mamma mia. Vabbè. Mi viene da dire Thor senza martello. Esatto. No, l'ha mancato. No, ho già preso. È possibile? E posso resuscitare? No, dammi sto fulmine. Sì. Ok. Che sta succedendo? Mamma mia. Madonna che mira, lupo. Che fa? Ah, anche. Ah, ok. Anche l'attacco drago. Non l'avevo mai visto questo. Va bene. No, l'ho saltato troppo presto. Quindi danni ce ne fa, non così tanti, ma ce ne fa. Ce ne faceva più il gufo di danni. Ok. Va bene. Buono. Meno male. Ok. Oddio. Corri, 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 corri. Oh mio Dio. Ma si deve perriare? No, sono ritornati gli alberelli. Oh, perfetto. Bastava resistere. Incredibile, raga. No! Praticamente sei appena sopra le nuvole, un po' di elettricità ci sarà. Sì. Ok. Però è proprio tutto, cioè, questi alberi che spuntano, l'elettricità che ci cade sopra, insomma tutto orchestrato a modo. Quindi pensavo che magari fosse un qualcosa che magari ha potuto aver lasciato Tomoe prima di noi. Magari Tomoe ha fallito. E forse è lì. Forse lei era Tomoe e ha fallito e quindi è rimasta lì fuori dalla tomba. Ok, morta, così appoggiata. Mentre noi siamo entrati, ma siamo anche riusciti.
Non ne ho idea. Non ne ho idea. Ricordo, drago divino. Easy. Il ricordo di una battaglia con un formidabile nemico. Beh, sì. Sì, lo era. Però, insomma, un po' me. Prega ad un idolo dello scultore e affronta i ricordi delle battaglie per aumentare permanentemente la forza d'attacco. Il drago divino, antica divinità del sempre in fiore. La divinità del sempre in fiore. Lacrime del drago divino. Lacrime ricevute dal drago divino. Solo la lama mortale può conferire il dono delle lacrime. Il corpo del drago divino è eterno e le sue lacrime, una volta versate, conservano in eterno la loro umidità e la loro forma. Incredibile. Se chi possiede il retaggio del drago consumerà queste lacrime, potrà ottenere la recisione immortale. Perfetto. 14.000 punti esperienza. Grazie. E com'è mi tratto bene questo gioco? E aia. それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は。これを。 La chiave per il passaggio segreto che porta fuori dal castello Ashino. Il passaggio segreto si trova in fondo al fossato nel lago Ashino. Non lontano dalla Torre della Luna, Kuro è fuggito dal castello con questo passaggio e il lupo vuole raggiungerlo lì. Passaggio segreto. Ci siamo già stati a quel passaggio segreto. Ce l'avevamo già la chiave del passaggio segreto, no? No, non ce l'avevamo. Si sta aspettando nel campo dei fiori d'argento. Ok. E c'è una scia di segnali di fumo che i corvi hanno lasciato per noi. Va bene. Io prego che Lord Kuro ottenga l'umanità. Anch'io. Va bene, dai semi di zucca. Ah, ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo più. Consegna la bevanda. Le ultime parole di Isshin. Oh, finalmente. Ah. Ma vai a cagare, Emma. Lo so cosa mi vuoi dare. E non è quello che speravo. Quanti livelli abbiamo? 4. Ce la facciamo? Non lo so se ce la facciamo. No, costa 5, porca puttana. Appena avremo masterato le arti Ashina, Emma ci dirà questa cosa. Però, amen. Allora, te non decidici nient'altro. Io quindi, guarda, seguo i segnali di fumo. Finestrella. E via. Oh mio Dio. Primo segnale di fumo. Eccomi. Secondo. Che sta succedendo? Ah, ok, la musica della guerriglia qua è la musica perenne. Va bene, in città stanno combattendo sulla scalinata. Cioè, in città, insomma, resta una piazzetta. Qua è tutto in fiamme. Io direi di ignorare tutti e seguire i segnali di fumo, come ci è stato detto. Giusto? Perché no? Devo andare lì nel mezzo e infogliarmi nella guerra. Ma quando mai? Ma perché, scusa? Ok. Qua ci devo andare, ci devo scendere per forza. Questo è il mio punto d'arrivo. Posso andare anche lì volendo. Ok. So che mi sta bombardando. Vediamo qua che succede. Ah, perfetto.
Salve Salvino, buonas noches videogioco, buonas noches anche a lei, signor Mauri Tenor. Benvenuto. Ah, sono eccitato stasera. Guarda lì che cosa cazzo sta succedendo. Guarda che cosa cazzo sta succedendo. E qua cosa c'è esattamente? E perché c'è un fallo nel mezzo? Oh mio Dio, a parte che questo c'è sempre stato, ma quando c'è un fallo da riattivare, guarda, guarda bastardi, cioè c'è un sette lance e un generale. Non c'è da bere stasera, ragazzi. Quasi quasi me la vado a prendere una birretta. Non ho preso niente da bere, me ne sono accorto ora che avevo sete. Io vi lascio così, va bene? Torno subito. No, 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 vi lascio col gioco, è più bello. Siamo. L'acqua c'è. L'acqua c'è. La birra pure. Com'è andata? È rimasto qualcuno? Siete scappati tutti. Ok. Porca puttana. Ho fatto una corsa e due scalinate per bere, cioè. Ah, ok. Sera Peroni. Peroni. Che ci può stare? Peroni che ci può stare. Allora. Siamo pronti? Lago Ascina, perfetto. Che dove devo andare? Ma... Durko, ma ci sono che sento puzza di spade enormi. Beh. C'ho l'ansia! Buonasera! Come va? Come non va? Io sono qua... ma è legale questa cosa? Alienation Red, buonasera! Benvenuti, Mamma mia, che momento brutto mi state trovando. Mamma mia, i danni, ma che dici? Ma che dici? Ma perché sei così illegale? Ma perché sei così illegale? Dai, ma che cazzo dici? Ah. Ma il sette lance c'ha due barre, poi. E lui è un generale? Cioè, insieme?
Così per cacare il cazzo proprio. Come cazzo fo... Sì, va bene. Sì, ma l'accento in dove sta? Facci sentire Hampi. Facci sentire Hampi. No, no, c'ho l'ansia. A parte che non ho un accento così forzato da campigiano. Poi sì, nel senso, se tu devi parlare veloce, campigiano ci sta. Però... cioè, non mi viene spontaneo. Chiamami Alina. Ok, Alina. Io sono sempre più dubbioso di questa cosa. Ma davvero? Non ci riusciremo mai. Cioè, un generale... e il 7... Ma guarda i danni che fanno! Ma sono stupidi! Poi non ti combattono nemmeno... cioè... non ti combattono nemmeno uno alla volta. No, ti combattono insieme. Sì, certo. Quanto cazzo duri? 3 secondi? Grazie, Alina. Grazie del follow. Vabbè, non che usi tanto i social, purtroppo. È un grande downside del canale Twitch anche, perché potrei sfruttarli molto molto di più, però non sono per niente da social, odio la gente, infatti sono qua su Twitch. Ok. Allora. Beh. Ragazzi, un discorso che fila alla perfezione. Ragazzi, allora, proviamo a farli contemporaneamente. No, no. C'è nemmeno... c'è le fiamme in... ma che cazzo? Ma stai buono, stai. C'è le fiamme intorno e loro sentono un tizio che si risveglia così. Sì. Sì, certo. Tutti attacchi rossi. Tu cosa devo fare? Cosa devo fare? Io odio la gente e uso Twitch per guarire. Potrebbe essere l'iscrizione del canale. Ragazzi, non so se scappare o continuarci a testa bassa cercando una qualche strategia per riuscirci, perché per ora mi sembra tutto molto difficile. Ah, ok, proviamo a tirare soltanto lui, visto che l'altro è girato, forse è il metodo giusto. No, perché appena si aggra uno, si aggra anche l'altro, e magicamente anche l'altro sa dove sono. Arca puttana. Ma che cazzo devo fare? Puscia. Puscia dove? Cioè, puscio via. Ma poi guarda, cioè, non mi vedono nemmeno, ma sanno che risorgo. Posso pushare via. Tipo, ciao, è stato bello. Ecco. Così si può fare. Oppure posso andare lì a triggerarli male. Ehi, sono qua! Dove cazzo sono, scusa? Dove cazzo sono finiti tutti? Fammi prendere i loot se non c'è più nessuno. Fulminato di mercurio. Qua non c'è... ah, eccolo lì. Quest'altro loot. Polvere del governo, che c'era scritto. Ok, aspetta, se siete... ah, oh, se siete così stupidi. Però no, 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 no. Ma è possibile che appena ho... c'avete la colla, c'avete voi due. Una coppia perfetta. Non penso che anche in Sekiro i nemici caschino di sotto come gli scemi. Quindi li lasceremo stare per un po'. Semmai ci torneremo poi... se ci possiamo tornare. Là c'è un idolo comunque. Ci possiamo tornare? Aspettate una cosa, però. Aspettate una cosa. Menu cimelio non disponibile. Però io posso salvare qua nel caso?
Come cazzo si salva in questo gioco? Impostazioni di rete, impostazioni rapide, configurazioni comandi, audio e video. Esci dal gioco. Come cazzo si salva, ragazzi? Non si può fare un hard save? Fa tutto in automatico? Fa tutto in automatico? Non penso. Non penso proprio. Non... Ma che vuol dire menu cimelio non disponibile, signorino? Fammi fare una cosa, per favore. Fammi guardare un attimo qui questa cosa. Uccidetemi. Va bene, uccide... Ah, vabbè, te sei da solo. Perché sei da solo? Dove è finito il tuo amico? Mi hai ucciso te. Dov'è quell'altro, scusa? Dov'è quell'altro? Signor Luca, ho appena dato una sbirciatina alla live di signor Romale. Sta cercando di recuperare Zote a Nido Oscuro. È un casino recuperare Zote a Nido Oscuro. Deve, però non lo trova da dove lo vede. Digli solo questo. Lo trova da un'altra via. Allora, cimeli registrati. Che vuol dire questa cosa? Cimeli visti. Registrare un cimelio? No. Io qua non posso salvare. Non è... Cioè... Se ne irete. Esci dal gioco. Salva la partita e torna al menu principale. Se mai voglio salvare la partita in un altro salvataggio, non posso? Possibile, raga, non si può salvare? Ah. State buoni. Più che altro lui... Più che altro questo sette arance ha un... ha doppie barre, quindi non vorrei che ci lasciasse... Ma quanti danni fate? Ma come faccio io se mi bisciottate? Siete in due, cioè basta che prendo un colpo per uno e sono morto. Sì, va bene. Nemmeno bisciottate. Sì, bisciottate perché fa... Cioè... Ah. Non so che dire. O guardiamo un attimo. Perché non so... Ho paura di perdermi questa cosa qua. Allora... Salvataggi Sekiro. Save file location, where to fare save game data. Non mi piace queste cose. Non mi piacciono queste cose. Resto finché non batte quei due, perché ho fiducia in lei. Ma... Cioè... Alla fine mi sono perso anche molte altre cose ormai, se ci pensate. È questo il fatto. Perché se adesso non possiamo tornare indietro... Io mi sono perso anche l'orco in fondo al castello. Facciamo così un attimo. No, mi faccio male, basta. Mi hanno rivisto così a caso. C'hanno il binocolo. Proviamo a fare questa cosa, siccome là c'è un idolo. Poi qua non c'è più nessuno. C'è nemmeno altri oggetti, sembrerebbe. Sono di nuovo tutti bloccati.
Che palle. Voglio tornare un attimo su. Perché noi siamo arrivati qua troppo diretti. Io mi sa che mi sto perdendo una cosa in questo modo. E siccome non, Pier non ci può confermare, e qua tra l'altro è bloccato per qua non c'era il passaggio segreto? No, no, non posso romperlo? Cioè, mi bloccate così il passaggio segreto? Eh sì che me lo bloccate così il passaggio segreto, perché c'è un motivo, vero? E il motivo conferma il fatto che io ho paura di proseguire. Ah no, è lì il passaggio segreto. Torniamo indietro un attimo. Cioè, questo passaggio dovrebbe funzionare per forza, no? Portaci al... What? Ok, va bene, parliamo col tizio, il tizio immortale. Sokomoto no seno, fushigiri da, non to, makoto ni... Esatto, fa da solo, Rux. Ma più che altro, dov'è il cazzo dello scultore? Sokomoto の腕ならば苦しまずの関城殿にも礼を言わねば次にSokomotoが来るまでに Ma come lo uccido? Ma uccidilo. La più clemente delle morti. Devo ripremere. Non capisco. Non capisco. Allora. Usa. Riproviamo. Ora proverò a ucciderti sul serio. Scusami. No, raga, parte questo. Cioè, non riesco a fare il doppio attacco. Che parte... Ah, scusami. No, tra l'altro ci ha detto anche la prossima volta sarò pronto. Io sta, muori bastardo, muori. Vabbè, lasciamo stare. Quando la cassettina si illumina vuol dire che contiene un nuovo oggetto. Puoi tenere gli oggetti esaminando la cassetta. Va bene. Chiaro. Kunai fantasma, grani di rosario. Ah, ma guarda te, kunai fantasma. Kunai usato dalla falena, si usa per potenziare lo shuriken caricato. Grani di rosario. Ma qui compare tutta la roba che mi sono perso? Tipo questo grano di rosario è quello dell'orco? Penso proprio di sì. Va bene, Momoro, grazie mille per essere stata qua. Adesso iniziamo la boss fight più complessa del gioco, ma... Oddio, voglio provare ad andare a vedere un'altra cosa prima. Penso che qua venga spedito tutte le cose che noi ci perdiamo e che non possiamo recuperare poi nella run. Quindi direi a posto così. Anzi, compriamoli sti grani di rosario. Sarebbero stati gratis, ma ahimè, non l'abbiamo fatto. I kunai costano troppo e sicuramente non li useremo. Scusatemi. Vabbè, abbiamo abbastanza soldi per comprare anche i kunai, facciamolo. Cioè, raga,
Insomma, a fine gioco, chi se ne frega dei soldi, no? $3.008 abbiamo. Ciao ciao, mamma, ora dopo. Ok. Quindi diciamo che adesso ci siamo rimessi in pari. Ci mancherebbe... Cos'hai? Compresse, un sacco di agenti, confetti. È vero che adesso ci vendi più roba perché abbiamo... Pagoda a tre piani, ok. Sabimaru, ok. Ci vende più roba perché abbiamo il coso del drago, che ci aumenta il rispetto tra i venditori. E quindi ci vendono più roba e a meno. Infatti costa tutto un pochino meno. Ok. Alla prossima. Andiamo a cercare dove... Ah, ah. Ecco, ecco, Guarda il bastardo. Quindi è qua da qualche parte, Quindi sei qua da qualche parte. E io non posso usare questa strada per cercarti. Come faccio, allora, ad andare in questa zona? Se non da qui. Posso andarci... Volendo anche dalla forra? No, se risalgo no, c'era il serpente di mezzo. Dalle segrete però, sì. O no? Le segrete sono al castello, non sono prima. Come ci arrivo in quell'area, ragazzi? Dal castello sempre? Dalla stanza di Kuro? E scendo da un'altra parte? Beh, è possibile. Perché sennò non so come arrivarci in quella parte. La parte che praticamente dove sta... Che, cioè, prima c'è il serpente di quella parte e dopo c'è Gyobu. E io non posso passare di lì. Vediamo dal tetto se posso scendere... Madonna, è tutto bloccato. Ma tutte le strade sono bloccate per farmi fare quello che voglio fare. Là è tutto incendiato. Qual è l'altra via per andare là, praticamente? Io voglio andare là. Ma mi sto perdendo. Sto prendendo qualcosa di stupidissimo. Ah! Te sei del governo! Sì. Quindi il governo sta attaccando il castello Ashina. Come ti devo attaccare? Come mi devo... Sì, vabbè. Anche qui è interrotto. Però qua forse no. E qua c'è anche questo tizio nuovo. Qua non ci posso andare, ma io sicuro. Vedete che piangi così tanto?
Mi sembra che io possa andare soltanto là. O forse no. Guardiamoci un po' attorno. Mentre questi combattono, io passo nel mezzo a tutti. Oh, a parte abbiamo visto una cosa bruttissima. Ma siamo riusciti a fare quello che volevo finalmente. Oh sì. Oh sì. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Va bene. Ah, danno la caduta in Sekiro, mai visto. Andiamo, hanno costruito un ponte, vedete? Che collega le due aree. Combattiamo in prima linea. Per Ashina. Certo, moriamo per Ashina in prima linea. Va bene, prima eliminiamo gli arcieri, ovviamente. O comunque quelli che sono. Ma che cazzo. Ok, non sono così forti, raga. Certo, in due potrebbero essere un problema. Ma vieni, dai. Ah, hai preso il fucile. Giustamente. Oh! Sì, va bene, mi fanno le imboscate, mi fanno. Va bene, sarà una zona impegnativa questa, raga. Dobbiamo impegnarci al meglio. Sì, vabbè. E te chi sei? Là c'è un oggetto nuovo. E qua c'è un altro tizio molto molto simpatico. Là c'è la bastarda che suona. Sì, vabbè, ho capito. Ma che cazzo, ragazzi, cioè, come fai? Sì. È lui? No, non è lui che ha due barre. Ma che cazzo, ma non finisce mai? Conceptology. Ciao Luca, sono l'ex Metal Skier. Buonasera, bentornato allora. Come mai questo cambio di nome? Come va? Passo per un saluto. Ma sta andando molto molto male Metal Skier. Molto molto male. E hai due barre, vero? Hai due barre, mi ucciderai male. Ecco. Ora ne hai due piene. Va bene, Shigekichi della Guardia Rossa. Hai gli stessi attacchi di tutti? Sei velenoso? Mi fai le prese? Tiri le spadate? Ho una mezza idea per fare un canale Twitch su concept art. Oh, Metal Skier, complimenti. Non vediamo l'ora. Non me ne intendo per un cazzo di arte. Quindi sarà un piacere. Oh mio Dio. Vieni. Prima te. No, 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 no. Ma davvero mi segui fin qua? Non è che ho i passaggi segreti. Posso arrivare fino al Monte Congo da qui io. Aspettiamo, ragazzi. Noi li stiamo facendo un po' impazzire, però. Ok, lui si è dire.
No. Non si dilegua. No. Vabbè, allontaniamoci un po' di più. Altro qua davvero, si può evitare tutto. Possiamo andare da una... Ah, forse si poteva arrivare anche da qua, effettivamente, in questa zona. Che cazzo fai? Resti lì. Bravissimo. Ok. Ok, questi attacchi sono molto molto impegnativi. Non è nemmeno il posto esatto per combatterlo. Cerchiamo. Non facciamo male. Non facciamo danno. Come sempre. Tutte le volte iniziamo un'area nuova e nonostante gli infiniti potenziamenti che abbiamo preso, non facciamo un cazzo di danno. Ale, buonasera. Facciamo i boss quelli seri. Non mi riesce nemmeno quelli poco seri. Che altro non gli faccio veramente danno. E poi ci sono questi altri bastardi che rompono il cazzo in continuazione. Più che altro se lo distraggo adesso e mi faccio e faccio scomparire la... Oh, grazie. Questo è imparabile? Non l'ho capito ancora, sto a fondo doppio. Perché mi perdi target. Ok, è un affondo doppio parabile. Anche se sembra molto più alto della testa. Dai. Bene. Oh mio Dio, le nostre spade non fanno mai niente. Mai niente. C'era un idolo da queste parti? O devo rifare tutta la strada dalla stanza di Kuro? Devo rifare tutta la strada dalla stanza di Kuro. Non lo so poi, Ale, perché stasera sarà una serata un pochino impegnata se continuiamo per di qua. Qual è la strada più breve per andare, per tornare lì? Dov'è l'aquilone? Ecco qui l'aquilone, è vicinissimo l'aquilone. La fai? Oh, per poco. Dovremmo farcela comunque. No? Forse da lì? Sì. Ok. Ciao. È stato un piacere. Io mi faccio dell'altro danno da caduta perché non mi è bastato. Si combattono e finché combatto. Che combattono e lasciamo stare. Sì, sì. Ma poi sembra. Dici che non arriviamo a lui? Sì, arriviamo a lui. Non al boss finale, però, mi sa. Perché dipende quanto ci fermiamo su lui. È quello il quello è il problema. Ma scusa, ma... Che poi questi potrei saltarli tutti, eh. Lo vedete, si può continuare anche senza affrontare tutta sta gente. Ma io mi faccio uccidere da loro. È tutto bastardo in questa zona, è tutto fatto per ucciderti. Allora, calmo. Calmo. C'è da imparare un po' di pattern, Luca. Niente di che. Sono fragili in realtà. Niente di che. Ratti di Sekiro Undyne. Eccolo, Pierre. Oddio. Ma porca pu...
subito flame. No, ma infatti guarda, non dico, io non dico niente, non dirò nient'altro, non dirò nient'altro. Lascerò il giudizio a Pierre quando avrà finito la boss fight. Forse si ricrederà, forse no, vedremo. Tanto nel senso, pace, se è capibile effettivamente. Ripetitiva la boss fight lo è. Infatti per quello non ti posso dire niente. Però secondo me potevi studiarla meglio sin dall'inizio. Poi ti spiego cosa intendo, anche perché ora cerchiamo di rifare sta cazzo di area. Ah, poi Pier, mi devi spiegare. Il sette lance bastardo e quel pezzo di merda del suo amico lì accanto, come dovrei batterli? Cioè, perché non mi sembra fattibile in quello spazio stretto tra le fiamme. Oh, cioè, che? Non mi sembra fattibile in quello spazio stretto tra le fiamme. Boh, è un combattimento orribilante. Questo tizio, vabbè, questo tizio sono stronzo io. È che quest'area tutta mi pare molto complessa. Sono scarso. Per quello mi fa paura quest'area, perché sono scarso. No, 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 ho capito, ma... Come si deve fare questa cosa? Cioè, piano piano, o corro, ma se corro scanso il mid boss. Una merda, è andato più pulito usare un Gachin e camminare in mezzo a loro. Ok. Ma poi mi confermi che la roba che trovo dentro la cassetta dietro quel tizio che non muore, quello che abbiamo detto che lo uccideremo, insomma il nostro tutorial, il nostro dummy, mi dà tutti gli oggetti che ho perso nella run? Perché ci ho trovato dentro un grano di rosario a 2002 e i kunai a 4005 che abbiamo comprato. Perfetto, grazie mille. Ah, è finito l'aggro qui? Finisci l'aggro? Cioè, c'hai un muro invisibile che non puoi sorpassare? Mi sa. A me però mi danno fastidio questi arcieri, cioè... Come fai? Come fai? Ah, cioè, com'è possibile? Poi non si fermano mai, manco a dire finissero le munizioni. E a volte ci vanno veramente vicini con questi colpi. Soprattutto quello là in alto. Quello là in alto c'ha una mira incredibile. Oh! Ok, perfetto, perfetto. Questo mi serviva. Ah, ma te ti posso uccidere? Grazie. Ok. Ma che occhi c'hanno? Nemmeno gli occhi di serpente, ragazzi. Nemmeno gli occhi di serpente. Capito? Ma se c'è quello stronzo che mi spara... Sì, va bene. Ma guarda quanti danni fa! Guarda quanti danni fa! Cioè, che cazzo... A noi due. Cucù. Non ti posso ammazzare, eh? So che sei lì per farmi l'agguatone. E io non ti posso ammazzare.
Va bene, abbiamo attirato il simpaticone. Ora, qua ce n'è un altro che guarda proprio in questa direzione. E là ce n'è un altro, ma sono tutti ciechi. Amico mio, te sei ciechissimo. Il giro largo è la cosa migliore comunque, passando da dove c'era il senza testa. Ok. C'è ancora il senza testa o non c'è più? Che battaglia epica. Che battaglia incredibile. Va bene, vai a cagare, vai. Ma mi... cioè, questi mid boss mi lasciano dei rosari, mi lasciano qualcosa, un po' di vita, spero. O è tutto opzionale quest'area? Eh sì, c'è ancora. C'è sicuramente ancora. Ci sono tutti ancora. È un grano, ci lascia un grano. Però potrei skipparlo. Perché potrei skipparlo? Cioè, questo è l'ultimo potenziamento? Cioè, potrei arrivare dal boss finale senza un potenziamento. Perché tanto dovrei battere lui. Dovrei battere il 7 lance. Ma tra l'altro io non ho sbloccato. Cimelio, drago divino. Il ricordo di una battaglia che non... Il drago divino del sempre in fiore partì da occidente molto tempo fa e arrivò in queste terre. Alcune parti di Ashina sono antichissime. Grazie all'acqua che scorreva tra queste annose pietre, il drago poté mettere radici. Va bene, quindi abbiamo effettivamente questo drago che è migrato, e eccetera. Abbiamo due grani, quindi una ce l'ha al 7 lance e una ce l'ha questo qua. E possiamo fare un livello dopo. Però dovremmo farli entrambi. E farli entrambi significherebbe anche passarci tutta la live. Perché sono veramente stupidi. Non loro, cioè anche a meno lui è easy secondo me. Perché io contro di loro ho avuto sempre paura, sono sempre intimidito da questi ciccioni enormi. C'è un falò sotto il ponte. Ah già, è vero. È vero. Infatti cercavo proprio questo io. È il primo falò a cui ho pensato per arrivare a quest'area. Sì, potresti andare anche al boss finale o dritto al demone dell'odio. Esatto. Infatti io... a questo punto cercherei di fare... non so se a questo punto spezzare tutto in due live, visto che sono già l'11 e non abbiamo fatto molto. Perché sennò stiamo tutta la sera qua. Siccome sono già l'11, abbiamo fatto un'ora e mezzo così di esplorazione e capire cos'era successo quello, quell'altro, quell'altro. Cioè, non abbiamo fatto un cazzo sostanzialmente. Devo passare di qua? O no? Mi sembra un giro troppo largo, scusa. Perché sto passando di qua? Ma forse devo passarci per forza. E poi riandare subito di qua a destra, perfetto. Giusto. Tutto un po'... vabbè, forse potevo farlo prima? Non lo so. Sembrava tutto un po' artificiale, ma forse ho sbagliato io qualcosa. Allora.
Cerchiamo di farcela da ninja. Infatti qua siamo morti prima. Omepe, buonasera. Come va, come non va, cosa la porta qua, qua il buon vento. Stasera siamo molto impegnati in quest'area che mi sta distruggendo praticamente con tutti i nemici. Tutti i nemici, io non vedo niente. Alienation Red, ci sta stando con uno spettatore, grazie mille per l'host. Fanno tutti troppo danno e mi stanno facendo tutti il culo. Questa è anche la cosa che mi dà fastidio. Tutti mi stanno facendo il culo, tutti. Però sì, effettivamente, cioè, prendere la stealth significa passare... I nemici rossi qui hanno dei moveset stranissimi. Eh sì, me ne sono accorto. Non passa nessuno, ma non si sa mai. Non ti preoccupare, Alienation. Grazie mille per l'host, comunque. Allora, ragazzi, ditemi voi. Ti conviene sbloccarti l'idolo successivo e poi andare all'indietro dal boss? Quello là? Dovrebbe essere qua l'idolo successivo, no? What? Ah, ma qui c'è la porta aperta. Sì, vabbè, cioè, mi stanno attaccando con le fucilate... Da 70 proprio da chilometri. Da chilometri. Ah, qui non ti puoi arrampicare perché sei un mongolo. Qua c'è 70.000 nemici. Ma porca puttana. Posso aggrappare da qualche parte, per favore? Cos'è? Cos'è qui? Cos'è? Sì, salta. Sai che era un po' mongolo, è vero, ma lo sono anch'io. Siamo una coppia perfetta, siamo. Allora. Va bene. Ora andiamo all'idolo. È più facile da qua. Giusto? Se non sbaglio sto cazzo di salto di merda. Oh. Ok. Sì, lo posso battere il boss senza attirare l'attenzione di tutti quegli altri? Mamma mia, spero di sì. Qui c'è anche la porta aperta, sembra proprio un invito. Io poi qua, quanti nemici c'è? Sì, vabbè, ma è pieno ragazzi, ma è pieno. Ma questi poi non stanno assediando. Stanno sia assediando che prendendo posto. Stanno cercando proprio di controllare l'area da zero. I soldati, pattuglie. Ma io non ce la farò mai in quest'area. Cioè, proprio... Ma vai a cagare, vai. Cioè, non posso fare niente, non posso fare. Prendile da dietro uno a uno. Ma quelli erano tre tutti attaccati. Porca puttana. Ma poi non sembra fattibile da quanta roba ti tirano addosso e così frequentemente. Cioè, ma è da ogni angolazione poi. All'idolo scende a sinistra dell'erba e inizia a backstabbarli tutti. È diventata una guida alla sopravvivenza perché... Se no è impossibile. Vabbè, impossibile non penso, però penso ci voglia tanto tempo e tanta pazienza. A parte che lì c'è un oggettino che voglio. Ok. Esatto. L'abbiamo preso subito. È stato l'oggetto. Poi scendi e togli quello vicino alla porta. Allora, se scendo lì mi vede qualcuno, sicuro. Se scendo lì mi vede qualcuno. Wow, provo a scendere qui. Ok, quello vicino alla porta, dici. Lui. Lui che mi vede non si sa come. Ok. Ah, quindi tutta stealth va fatta quest'area. Sembra fatto tutto apposta, effettivamente. Se segui il percorso giusto. Ovviamente. Pugno di fuligine. Esatto, è tutto fatto apposta. Allora, io se vengo da te sicuramente mi vede qualcun altro. Proviamo.
Ok, ora me ne manca due. Uno con un cannone. E no? Sì, ce n'era molti di più. Ora tornano da davanti gli altri due. Ok, ok. Ninjutsu del fumo di sangue. Infatti uno è tornato. Non mi vedete per favore? No, no, che vista incredibile. Che vista incredibile tra le fiamme così, ma dai. Allora, uno però mi sta ancora cercando. Non hai sbloccato il terzo ninjutsu? Non lo so come si sblocca il terzo ninjutsu. Dove si sblocca il terzo ninjutsu? Prima che gli altri due facciano il giro. Oddio. Ok. Ok. Minchia, abbiamo fatto un'azione da Spider-Man. Deve utilizzare la mortale sulla scimmia senza testa. Non l'abbiamo fatta la scimmia senza testa ancora. Ah, ma Pierre, come si fa a salvare in questo gioco? Cioè, a salvare... A salvare, salvare, a salvare artificialmente, a salvare, a salvare. Non si può. Me lo ricordavo diverso. E come faccio a fare la scimmia? Dovrei fare tutto prima di finire, allora? Cioè, come faccio a fare un salvataggio hard? C'è un modo? Qui non mi vede nessuno, vero? Forse la vecchia. Eh sì, la vecchia mi vede e avverte tutti gli altri. Quindi uccidiamo la vecchia e poi battiamo il boss, se ci riesce. No! Esci da gioco e basta, non vai in New Game Plus automaticamente. Stasera non so scrivere. Ok, ok, quindi ci sono cose che posso recuperare. Le cose che non posso recuperare sono quelle che mi sono lasciate alle spalle, tipo l'orco e tipo il kunai fantasma, ho capito. Perché l'area viene sovrascritta, ok. Infatti quelle me le perdo, mentre tutto il resto posso anche non perdermelo. Allora, mentre il nostro tizio è impazzito, io volevo... Non so perché si è attivato, si è triggerato. Qua c'è gente che fa ronde, però. Che palle, raga. Cioè, io andrei, detto sinceramente, andrei più in stealth, più avanti possibile. La scimmia senza testa, credo che te lo possa... Ok, finali. I finali cosa? Ma se lo attiro di qua? Vieni. Vedi? Bravissimo, nemmeno a farlo apposta. Vieni, 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 vieni. Bevi quanto vuoi, non mi interessa. I finali li bruci a un certo punto. Sì, vabbè, i finali sì, per forza, quelli che non posso proprio fare. Ma tipo ora, due finali li posso fare. Giusto? Ok. Faccio più male alla schiena? Sì, gli faccio più male alla schiena, davanti a un'armatura, infatti. Potrei usare la lancia, forse, per distruggergli la... What? Cosa, signore mio? Cosa? Che è successo? Sputa, sputa. Sì, vabbè, certo. L'attacco in roteata che mi fa andare davanti...
nemmeno io riesco mai a parlare bene ai ciccioni. Infatti prima ho detto anche prima che io contro di loro non ci so giocare, perché sembrerebbe che contro di loro tu debba giocare come in un convenzionale Souls piuttosto che in un Sekiro, per cosa fanno e per cosa sono. Poi sì, sicuramente li puoi perriare eccetera, però ok. Che porta potete lasciare, mi dispiace, la prossima volta vengo di Discord. Va bene, va bene, va bene. Ci sentiamo domani per la call di gruppo. Bacetto. Grazie mille, Pier. Grazie per essere stato qua, per averci fatto compagnia. E vabbè, questa live non sarà come la scorsa. No, 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 cioè, perché? Ah, mamma mia, la scorsa live è stata esplorazione, discussione, quello, quell'altro. Questa live, sofferenza proprio. E l'ho intitolata bene, per fortuna. Anche se non l'ho fatto apposta, perché le lacrime erano altre, non erano le mie. Almeno speravo che non fossero le mie. Aspetta. Sì, ce l'ho. Vieni. Qua, dove c'era l'ogre. Non sugli scalini che impazzisco. Bravissimo. Sicuramente con quella adesso mi one shotti. Sicuro che mi one shotti. Proviamo. No! Ma cosa? Ma che attacco è? Ma ti pare un attacco da lancia? Spera affondi a lunga portata che trascina nemici piccoli. Può persino rimuovere armature più semplici. Caricando potenza in meccanica mola si può scatenare un potente attacco di taglio. Quella presa se la schivi a destra non ti piglia. Sì, è soltanto che volevo cercare di togliergli l'armatura, se possibile. Non mi buttare nel fuoco, infame. Volevo cercare di togliergli l'armatura gialla, ma la lancia non sembra aver funzionato. O sto sbagliando qualcosa? No! Ok. Tra l'altro non finisce mai la stamina, nemmeno se gli perri tutto. Cioè, potevano metterlo un pochino più tranquillo di stamina, visto che è un ciccione e dovrebbe stancarsi in fretta. Sai che non so se gliela puoi togliere, perfetto.
Sono convinto che se lo perriassi ora sarebbe molto diverso, il discorso stamina, però... Non lo so mica. Mamma mia. Oh, non hai niente di vita. Oh mio Dio. Va bene. E ci ha dato un grano. E una cosa è fatta. Almeno questa. Almeno un po' di progresso. Ciccione maledetto. Confetto di Gacin. Qua c'è nessuno. Gettini. Ok. C'è un altro falò dopo, vero? A parte che respawno sempre lì, quindi uguale. Mi ha visto. Che cazzo è? Ah, quello stronzo mi ha visto. Che cazzo fai? Deficiente. Poi coloro andrebbe usata l'ascia, giusto? Forse no con loro. Che cazzo sto facendo? Ascia. Ascia innesco. Sì, l'ascia innesco. Smetti di lanciare veleno, per favore. Sì, non ha fatto un cazzo. Fatto un cazzo l'ascia. Vabbè, sì, gli ha tolto un monte di stamina, eh. Però non è che... Un'ascia in fiamme su un cappello di legno. Ok, là ce n'è un altro all'oscuro, lo vedo, quel bastardo. Lo vedete anche voi, vero? È proprio lì ad aspettarci. Guardalo, guardalo lì nel mezzo, l'avevo visto. Allora. Posso andare anche là, ma poi non posso risalire. Esci da questa cazzo di erba, per favore. Fai il serio. Ma sai che ti ignoro. Allora, qua c'è altri ninja nascosti. Qua c'è altri ninja. C'è un fottio. No! Chi è stato a fare questo, eh? Chi è stato? Teste di cazzo. Così? Nel pratino? E il giardiniere, lei? Immagino di sì. Sai che non è molto bello quando hai più di un nemico davanti. No. Non è molto bello quando sei pieno di nemici e non sai dove scappare. Che altro, io voglio andare lì, maledizione, ma non mi riesce. Oh. Vabbè, un borsello leggero. No, ma almeno il muro fai sì che pari. Eh sì, vabbè. Vabbè, certo. Le torri si difendono a vicenda proprio. Va bene, dobbiamo farla stealth in un altro modo. Che cazzo fai? Vai via. Allora. Cioè, il mio stealth è questo.
Non funzionerà mai. Ma ehi, lasciatemi provare. Nemici ovunque, nemici ovunque. Qua c'è un po' di roba preoccupante. Ah sì? Ah, che non bruci come gli altri? No, perché effettivamente non hai combattuto contro questi artigli. Ma che cazzo, ma... Ok. Ok. Sì, è arrivato il momento. È arrivato il momento. Il boss più Dark Souls del gioco nell'area più Dark Souls del gioco, no. Stanno cercando di fargli del male con dei fuochi d'artificio. Quando quello ha un braccio infuocato. Siamo a livello 6. È arrivato il momento di padroneggiare le arti Ashina, no? Visto che il nostro Ishin è stata l'unica nostra ispirazione in tutto questo percorso. Anche un po' lo scultore, ma... L'avete visto voi ultimamente? Ok. Perché sei fermo? Ti posso fare stealth? No, non ti posso fare stealth. Ok, ciao. Io l'ho visto lo scultore. Che danni. Sì, va bene. Ok. Come... Non vedo niente. Non capisco, ragazzi, non capisco. Non vedo niente. Cioè, sono sotto di lui, ma non vedo. Stagnore non gli fanno niente, a meno che non le abbia usate in un momento sbagliato. Fa un bordello di attacchi che sono tutti evitabili grazie agli iframe della nostra schivata. Non li posso parriare, o non so se ha senso parriarli. Tutto mi sa che è parriabile, sì, tranne il suo braccio infuocato, perché come succedeva con gli altri elementali, anche se non sono elementali, come succedeva con gli altri che usavano elementi, si può parare tutto ma l'elemento comunque passa, e non esistono difese elementali in questo gioco, quindi parare il braccio ha poco senso. Non bisogna indietreggiare come ci insegna Sekiro, quindi stiamo lì sotto al culo. Si stanna da stagnole, vediamo cosa fanno. Non fanno niente, anzi è partito con una carica che ci ha tolto tutta la vita. Ok. Queste cose possono essere temibili.
tempismi da imparare tutti, sono completamente strani, sono molto strani. Fa tante cariche. Questa è la carica che più di tutte ci uccide, ovviamente. Questo come lo paravo? Abbiamo fatto metà vita. Il prostetico lo userei per l'ultima fase. Ok. Non so cosa faccio in ultima fase, non so che prostetico usare in ultima fase. Forse uno scudo? Forse comincia a far terrore essendo un demone? A parte, mi sembra appunto il demone dell'odio. Non è associato. Potrebbe avere uno stato terrore il demone dell'odio, ci sta. Un bel fischietto. Un bel fischietto, ho capito perché, signor Ale. Ho capito perché. Ma noi... Però in fase 3, mi avete detto. In fase 3. Ok. Va bene. Va bene. Stai buono, stai. Sarà uno scontro molto impari questo, signor demone. Lo sappia che sarà uno scontro molto molto impari. Cioè lei qualsiasi... Basta che fa qualsiasi cosa lui e ci sciotta. Perché con due attacchi ci uccide. Qualsiasi due... Pensavo di aver schivato. Qualsiasi due attacchi. Basta che ci prende con qualsiasi cosa e siamo morti. E poi scappa. Cerchiamo di andarci sempre sotto, semmai. Schiviamo questi pestoni. Ne ha fatti due stavolta. Ne ha fatti due, però ne può fare due. Però se lo perrio mi spinge via. Ricordiamoci sta cosa. Quindi forse sì, è buono schivare. Meno perriare. Questa non lo so ancora come farla. Questo nemmeno. E poi l'altro prostetico che ho usato per la prima volta è stato l'ombrello Suzaku, come si chiama? Quello per le fiamme, dici? Quello per le fiamme. Potremmo andare a vedere se possiamo potenziare qualche oggetto prostetico che ci possa essere utile per lo scontro. Ma poi si mette anche in posa. Ragazzi, se ci prende una volta siamo effettivamente morti. Non possiamo fare altro, perché se ci prende ci stunna e ci prende con un secondo attacco subito. Che cos'è questo, il boss più difficile del gioco? Ma non perché è difficile, perché è bastardo? Cioè, non lo capisco davvero. È che ha troppa vita. Cosa devo fare? Correre intorno e attaccarlo qualche volta? Fisciargli gli attacchi? Quali attacchi possono essere fisciati? Poi...
Come lo evito quello? Sembra andare in ogni direzione. Devo girare intorno alla Souls, dai. Giusto? Cos'è sto a fare? Meno male non ci ha fatto un anno. La carica è molto facile, se una cosa molto semplice ci puoi fare. Sì. Ah sì? Posso perriarla? Posso perriarla? Se posso perriarla ci posso provare. Perché abbiamo visto che gli attacchi rossi si possono perriare alcuni. No, c'è il simbolo del pericolo. Ok, però sì, infatti dicevo, alcuni attacchi rossi si possono perriare ogni tanto. Che il gioco non è fatto benissimo. Ok, questa l'abbiamo presa due volte. Ragazzi, questa cosa... Non vedo aperture più che altro. Gli affondi si possono perriare, ma non mi sembrano a fondo quello. No, in effetti no, è una presa. Solo gli affondi si possono perriare tecnicamente. Il gioco non dice che non si possono deflettere gli attacchi di pericolo, ma solo che non si possono bloccare. Ok. Ok. Sì, tutto questo dolore, Ale. Il problema è che io dovrei essere pronto ad affrontare lui. E questo è il problema. Che non lo sto facendo fuori meta o in un punto della partita in cui sono troppo debole. Quello che mi preoccupa, che guarda quanto danno gli facciamo e guarda quanto lui ne fa a noi. Con una semplice mossa, cioè così, non a caso. E poi non si ferma un attimo. C'è una semplice cosa che puoi fare. È istantaneo poi, sembra. Sembra davvero istantaneo. Posso stargli dietro. Posso cercare di stargli sempre dietro. Questo sì, posso cercare di farlo. Cioè devo correre, questo, cioè in qui il gioco mi sta dicendo corri, 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 corri intorno, fallo impazzire, fallo ruotare su se stesso come una girandola, fai impazzire la telecamera, sì, fai questo, rovina tutto quello che è stato questo gioco finora, rovinalo, buttalo, prendilo e buttalo nel cesso. Raga, sarà lunga questa. Ok. Io questo ancora lo devo capire, scusate se lo prendo sempre in faccia, ma non sto capendo come schivarlo perché è molto veloce. Beh, non sembra ci sia preavviso. Meno veloce da darti un po' di sollievo, respiro. Sicuramente meglio di Blazing Ball Bulbro. Ah, va bene, ma se lo stiamo paragonando a quel livello, scansiamoci proprio. Cioè, scansiamoci. Se mi riesce. Ah,
Poi il boss è molto scenico, è molto bello, è fatto molto bene. Anche l'arena è grande, ti permette di non far impazzire la telecamera troppo, però cambia totalmente tutto quello che è stato finora Sekiro. Il Coissaro, bentornato, benvenuto. Eh sì, è un demone dell'odio senza talismano di Kuro, in New Game, abbastanza complicato. Ok, quando è che ne lancia due? Boh. Stai calmo. Un attimino calmo, un attimino calmo. È 15 tentativi per imparare moveset. Qui mi sa che l'abbiamo già superata. Ma poi che succede? Gli attacchi passano attraverso l'ambiente, cioè. E poi con due colpi ci uccide. Raga, sarà una bella sfida. È una bella sfida, non faccio sondaggi perché in 15 minuti sono morto 75 volte. Non avrebbe senso. E poi ancora non abbiamo scalfito la prima fase. Quindi. Cioè, come faccio uno quando sono sotto di lui a picchiarlo? Come faccio a capire e a reagire? Ho provato a deflettere i pestoni, ma ho visto anche che mi spinge via a defletterli, quindi è uno spreco di tempo. E soprattutto non posso lavorarlo di stamina, sicuramente. Quindi deflettere mi pare una perdita di tempo nel totale. Se posso schivare, forse è meglio che schivo. Però ci sta che mi sbaglio anche, perché vedete, se corro, aspetto che lui fa queste cazzate, gli corro un po' intorno e mi becca il 50% delle volte che mi beccava prima. E poi posso essere più aggressivo se schivo. E appunto, come abbiamo detto tutti, questo sembra un boss molto Souls. E qui ho sbagliato. Questo, ragazzi, non lo comprendo, perché mi colpisce sempre, non so dove andare quando fa quell'attacco, lasciando stare anche il problema che mi ci serve due cure, che lui con un colpo mi toglie quasi tutta la vita. Noi gli stiamo davanti, noi dobbiamo stare davanti. Questo come cazzo, cioè, a volte lo schiva, a volte non lo schiva. Devo schivare di lato. A volte ce l'ho fatta, a volte invece no. Questo che cos'era? Ok, posa shinobi. Beh,
poi cioè, non è nemmeno un fatto di stazza di farsi intimorire, perché sono già annoiato io da questo boss. Lo sto osservando come si osserva il lo splendore assoluto e non lo naipe, con disprezzo. Andare in quell'attacco, devo andare avanti, devo andare indietro, devo andare laterale, devo correre, devo saltare. Le ho provate tutte. E come ti devi posizionare e muovere rispetto ai suoi attacchi? Sì, esatto. Testiamo i limiti di questa boss fight. E qui devo schivare a tempo, Luca, perché se non schivi a tempo lì... Ok, braccio infuocato, allora lo posso perriare. Ah, ottimo, grazie. Grazie, Coissaro. Non questo infuocato, sicuro, però il resto sì. Ok, qui salti. E salto anch'io. E ti picchio. Perfetto. Abbiamo già trovato un'altra finestra. Ragazzi, io questo davvero è questo è insensato. Questo è veramente insensato. Ah, questo però me la fa all'ustione. Contro le palle di fuoco è utilissimo lo scudo antifiamma. Non ce l'ho lo scudo antifiamma, purtroppo. E però il fatto è che dovrebbe esserci un'altra via, un'altra alternativa allo scudo antifiamma, a quelle palle di fuoco. Cioè non puoi forzarmi a usare soltanto quello che vuoi te. Ovviamente non sto parlando con lei personalmente, con Saro, sto parlando col boss. Ma poi a volte i pestoni... Non ti dà un attimo di tregua, non ti dà... Cioè... altro con due colpi moriamo, è questo il grande ostacolo che a giocare senza talismano di cura. Con due colpi moriamo, non importa cosa faccia, ti bisciotta sempre, come è stato tutti gli altri boss finora in questo gioco, quindi non mi devo nemmeno lamentare, perché non dovrebbe farlo lui. No, vabbè. Questa è una stronzata, però. Questa è una stronzata vera e propria. Cioè, non è possibile. Non è possibile che mi ha beccato col mento. Io ho schivato il piede e lui mi ha beccato col mento perché ero sulla zolla più alta e quindi mi ha preso con la testa. È proprio. Cioè. È proprio sbagliato così. Tanto non so come schivarle ste palle, cioè se me le lanci mi becchi sempre. Se ce la giochiamo pazienti la facciamo. Però bisogna essere molto pazienti. Quando lancia ste cose bisogna scappare all'indietro, correre all'indietro, sempre. Ok, qui c'è una finestra abbastanza grande e ora si può scappare. Bene. Ottimo, questa era un'altra finestra. Ottimo, tre colpi? No, una posa. Bene. Scappare all'indietro? No, saltare all'indietro forse. Cosa? Ti prenderanno nella squadra Genio se continui così.
era storto giusto. Non ho capito questa è la squadra Ginio. Vabbè, la squadra Ginio. Si mettono sempre in posa prima dei combattimenti. Qui fa solo pose, praticamente. L'avevo la schivata, ma non in tempo, purtroppo. Ok, dai, tutto sommato, se funziona tu... vabbè, questo attacco però lo fai gratis per colpirmi. Non ha senso. Non posso schivarlo. Cioè, se me lo fai così all'improvviso mentre sono alla giusta distanza a lui, io non posso schivarlo quell'attacco. Non posso. Ah, qui non ero morto, vabbè. Qua non si vede niente perché alla From Software piace fare i boss così, dove non si vede una mazza. C'è la freschetta attribuciatura? Non lo so. Praticamente dopo la carica con il simbolo pericolo inizi immediatamente a correre dritto verso di lui, le palle di fuoco le schivi. Dopo la carica con il simbolo di pericolo, ok. Dritto verso di lui. La freschetta antibruciatura dopo vedo che se ce l'ho, ma mi sa che non l'ho comprata. Mi sa che era con le scaglie, vero? Sì, vabbè, un'altra volta. Mi hai preso per la geometria della mappa, non mi hai preso con il tuo pestone. E questa cosa la odio. Proprio sei un infame. Vabbè, guarda, cioè... Dove hai mirato ora? Dove hai mirato ora? Che io ero tutto il tempo dall'altra parte. Dai, ven via. Ma fa delle cose senza senso. Fa delle cose sbagliate. E se un boss fa delle cose sbagliate... Significa che quando le fa giuste è perché non le vuole fare giuste. O molte volte potrebbe volerla farla giusta ma farla sbagliata e quindi beccarti perché te scrivi bene comunque. Questo significa quando un boss fa le cose sbagliate. Non vedo e poi mi perde l'aggro senza senso. Non vedo, non è che se schivo a destra e guardo a destra mi devi perdere l'aggro perché il boss esce dalla telecamera. Ah, infatti fare poco sembra pure il giocatore a pure il demone. La carica, fai un salto per schivarla, appena riatterri subito corri verso di lui. Vedrai che quando lo capisci direi il contrario, almeno io lo ripeto, un bellissimo boss. Per me non è bello, però sicuramente moveset un senso ce l'ha. Sì, moveset un senso ce l'ha. Non ha un senso la telecamera, le inquadrature, i suoi movimenti. Cioè, questo non ha un senso. Perché adesso non mi ha preso mai? Non ho nemmeno tentato di schivarlo quel colpo. Cioè, capito cosa intendo come errori del boss? Il fatto che a volte non ti colpisce... Se fai determinate cose. Poi si torna lì. Una volta che lo si impara,
scende giù come tutti gli altri, eh. Anzi, lui forse... Ecco, vabbè, questo attacco però come lo facevo? Cioè, quello dopo la schivata sì, ma questo a sorpresa... Ah. Cioè, poi, tra l'altro, è la mia passione quella di stare attaccato ai boss. A tutti i boss di Sekiro. Sono stato, ho cercato di stare attaccato a tutti i boss di questo gioco. Soltanto che contro di lui è un po' stupido. Cioè, devi imparare tutti i moveset a modo, ma non di parry, di schivata. E devi sperare che non faccia l'attacco che, non, che odi. Allora, corro verso di lui. Mi voglio continuare a fidare, Omepe. Soltanto che hai visto quello a cui mi riferivo perché è sbagliato. Sai perché ci ha preso, secondo me? Perché la geometria del terreno era a sua favorevole. Quindi lui era un po' più in alto e quindi ci ha preso. Per la geometria del terreno, non perché lui ci abbia voluto colpire effettivamente. Ok, scappa. Se non si può colpire, scappa. Cosa? No, più palle di fuoco, no, per favore. Io non ero pronto alle palle di fuoco. Verso di lui, verso di lui, verso di lui. Ok, questo è un altro attacco a seguire però. Non è il solito attacco che faceva sempre. Io la teoria personale per la telecamera della From Software. Se in real life tu sei tra un muro, una persona malintenzionata, la tua visuale è ridotta, quindi la telecamera vuole rispecchiare questa situazione. So che in realtà è fatta male e basta. Ah sì, può essere una motivazione, effettivamente. Può essere una motivazione. Sì, ho capito, ma io non pensavo fosse finita, ma che avesse una sorta, una serie di moveset particolari, unici, completamente diversi dal resto, non me l'aspettavo. Ma guarda lì. No, nella seconda fase non conviene più, corri riappresso dopo la presa, perché fa quell'attacco infame infuocato. Però abbiamo fatto progressi, in una sola mezz'ora siamo arrivati alla seconda fase. Se mi riesce sì, intanto vediamo se ci ritorniamo. Oh, questo attacco lo voglio schivare a tutti i costi, ma tutte le volte mi frega. Mi ha preso pieno. Ok, ora l'abbiamo scalzata, non si sa come. Ora gli corriamo addosso. E ci ha preso. Cioè, sembrerebbe che quando sei vicino al muro, quando lui è vicino al muro e te lo lancia, te non puoi schivarlo. E vai a cagare, vai. Non, cioè, non funziona comunque, Mepe. Io sto provando a correre verso di lui, ma ci prende uguale. Dopo che la fermata a terra fai il rampino per raggiungersi. Sì. Deflettere a volte è meno rischioso di schivare. Sì, infatti...
Ci provo a deflettere quel piede, soltanto che quel piede così caricato lungo mi sbalza comunque via e mi trovo davanti a lui. Poi ci posso provare, è un attacco lento, si può imparare. Vedi, è meno rischioso, sì. Però comunque mi mette in una situazione in cui non ci voglio essere. Cos'è? Cioè, come... Ci sta che funzioni, ma in situazioni diverse, perché le due volte che ci è capitato che non è riuscito è perché lui era accanto a un muro. E quindi magari quando è accanto a un muro e noi siamo più vicini... Quando lui è accanto a un muro, noi siamo più vicini, lui lo tira più vicino, il colpo. Mentre magari quando c'è tanto spazio, calcola le distanze giuste, e quindi lo tira lontano, in modo che tu possa passare di sotto. Ma quando c'è la geometria del terreno sballata, mi sa che lì succede qualcosa e ci prende. Perché mi era sembrato di iniziare a correre subito. Questo attacco, volevo vedere, a volte ci riesce a schivarlo, a volte no. Allora, beh, guarda, a parte che adesso non l'ha fatto. E dai, ce l'avevo il Perry. Ma prendilo qualche volta, lupo. No, mi era partito troppi colpi. Le tecniche di spada sono molto utili contro di lui. Ok, sì, con i vini ce l'ho, però non vorrei sprecarli perché tanto poi so che ci moriamo male. Perché non lo conosco bene, non li userei coriandoli, altri mezzi per accelerare il fight. Tanto dobbiamo impararlo. Quindi più ci combattiamo meglio è. Ovviamente se mi riesce a stare più in vita più a lungo possibile. All'angolino, mi piace all'angolino. Non so perché, ma i boss all'angolino mi piacciono sempre. Non te. Come lo salto quell'attacco? Come lo uso il rampino se sono dentro l'attacco? Ma non c'ero vicino, non c'ero sotto, stavo correndo via, non c'ero sotto. Ah, il riso non mi cura full subito. Vabbè, mi cura abbastanza velocemente, diciamo. Sì, va bene. Sì, va bene, certo. Certo, questo come lo schivavo dopo quell'attacco di prima. Yeah.
Ed ecco che sono tornata. Bentornata, Mamoru. Bentornata. Ci trovi in un punto critico, come sempre, d'altronde. Chi trova me giocare a Sekiro mi trova sempre in un punto critico. E scusa se non vedi niente, vado a istinto. Purtroppo non è colpa mia se non vedi niente. Siamo in due. Mi scordo sempre che sono quattro i colpi. Sempre mi scordo che sono quattro. Stava andando tutto bene fino a quell'errore, poi ci ha dato tutta la vita. Questo non so che attacco era. Non vedo. Non vedo cosa fai. Hai troppi attacchi. Tutti uguali. Si dimena e basta praticamente. Si dimena una, si dimena e basta. L'importante è stargli sempre dietro e girargli intorno. Quando fa questo attacco si gira intorno e si va alle spalle. Questo attacco si salta. Qui si corre proprio di fronte a lui, davanti, davanti, davanti. Ci prende sempre. Ci prende sempre. Io ci provo, ma lui ci prende sempre. Magari fossero tutti uguali. Sì, vabbè, per modo di dire che si dimena. Testoni e manate. Se mi prende col pestone sono per forza morto. Per forza morto. Potresti usare l'ascia. Proviamo. L'ascia innesco? Le fiamme? Certo, magari lascia normale, dici. Non questa infiammata, incazzata. Ci sono delle geometrie in questo campo che ti prevengono dallo scappare, tipo queste pile di cadaveri, altri colpi. Quando lui fa degli attacchi, se ti blocchi, ti blocchi. Cioè, puoi cercare di schivarli, ma... come cazzi puoi? Ok, ma quindi non si usa. Cioè, ragazzi, io questa... No, 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 no. Ditemi come schivare questo attacco, per favore. Voglio sapere come schivare questo attacco. Perché non sta funzionando correre lì addosso. Non ci passiamo sotto. Beh, qui sono una fava io. E poi a volte lo tira corto, vedi? A volte lo tira corto e gli dovresti stare... E gli dovresti stare lontano. A volte lo tira lungo. Ma l'hai visto che lo stiamo facendo? Qui per forza lo scriviamo se lo fa, perché ci siamo già vicini. Però vedi che anche qua le misure sono sbagliate, perché a volte siamo vicini, a volte siamo lontani. Quindi dipende dove salta lui e che attacco fa. Qui abbiamo tirato una scarica di colpi. Non...
Devo schivare forse. Però adesso ce l'ha fatto giusto, in modo tale che noi l'abbiamo potuto schivare. Non è sempre così. Allora, credo sia una questione di positioning. Se sei a una certa distanza non si riesce ad andarci contro. Esatto. Tre cose ti posso dire. Uno, aspetti che venga lui da te. Due, ombrello antifuoco. Tre, corri verso lui e speri che ti manchi. Ok. Sì, a sto punto conviene la prima cosa. Qua dobbiamo correre laterale subito. Sì, vabbè. Qua va bene. Ne fa un altro. Perfetto. Scappa. Ok. Scappa. Ok, corri. No, non dovevo correre vicino a questo. Non dovevo correre vicino, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Poi l'attacco verticale. Bravissimo. Posso entrare? Bravo. Fammi entrare. Ok. Basta. Basta. Dai, salta! Sarà lunga stasera, raga. Che palle, ci siamo quasi però, dai, ci siamo quasi. Abilità? Sì. Però anche il fatto che non perria, che non posso perriare quello, quindi non posso salvare all'ultimo. Sono abituato io a picchiare i boss all'ultimo e aspettare all'ultimo per mancare, in modo da dargli più colpi possibile. Però contro di lui questa regola Esatto. Sono gli input, se volete proprio guardare tutto quello che faccio e in tempo. Certo, dovete osservare quello piuttosto che il gioco o un altro, soprattutto se non vedete, però perché io tendo a spammare tanto R1, come vedete, e tendo a parare all'ultimo perché il parry entra, però il salto no, il salto non entra dopo se continui con gli attacchi. Dobbiamo stare molto attenti. Però per ora, come vedete, se non facciamo errori, ecco, esatto, ora, vedete? Ho picciato X, che era prima della sua carica, però comunque sia c'era c'era gli attacchi in corso. Dai, alla cieca, completamente alla cieca. No, ho schivato. Mi chiamo Bob 2, buonasera. Sta andando male, Bob, sta andando male. E siamo ovviamente in un momento chiave della run, in un momento cruciale. Il momento dove non stiamo imparando niente, però, come era con gli altri boss, contro di lui non stiamo imparando niente. Niente. Stiamo imparando semplicemente a avere pazienza. A dover avere pazienza, perché ancora la pazienza non ce l'ho. Invece lui ci insegna la pazienza, a quanto pare, e quindi cerchiamo di impararla, questa pazienza.
devi morire. Dammi la deflessione delle fiamme, per favore. Almeno se ti batto mi darai qualcosa di figo, invece che un semplice potenziamento alla forza. Dammene due di potenziamento alla forza, ti prego. Dammene due se ti batto. Boss opzionale, completamente nascosto. Bisogna saltare in anticipo qua. Bisogna saltare in anticipo. Vai, come lo schivo questo se ci arrivo in faccia? Perché a volte non fa il quarto attacco? Ah già, era troppo vicino qua, ma lui ha saltato troppo vicino perché eravamo vicini al muro. E quindi mi ha fregato questo attacco. Dovevo capire che era troppo vicino al muro e che quindi non potevo scansarlo. Io ho odiato il demone dell'Odice, ci ho messo un weekend intero, ecco. Mi chiamo Bob. Spero di metterci al massimo un'altra ora. A volte fa quattro attacchi. Tra l'altro il quarto attacco è talmente rallentato che non sai se lo farà o meno, perché non te lo dice subito se lo fa. Ne fa tre e poi il quarto a piacere. I compiti per casa a piacere. Poi non vedere niente normale. Ma che cazzo, ma come fai? Ah. Non si deve cambiare direzione con le meteore, l'ho visto. O anche ho una R. Ah, tipo così. L'attacco in scatto, l'attacco che rompe il gioco sostanzialmente a volte. vedi però, cioè, me lo fa troppo veloce. Le fiamme. Le fiammelle. Io ti bevo in faccia. E non ho rispetto. Allora, forse stiamo parlando di due cose diverse. Io dico il drop 2. Non ricordo se finisce la con la E, ma inizia con la L in effetti. Ora, anche tu mi fai avanti. Anche tu che fai avanti e indietro. Ma non potevi stare attaccato. Ma non potevi restare attaccato come facevi? Sì, posso. È che a volte non è possibile. Tipo qui. E a volte scappa lui o. Scappa o fa attacchi che appunto come questo si allontanano e poi adesso ci lancia le meteore o ci fa questo. Io spero sempre che ci faccia questo perché è facile da schivare e facile andare lì sotto a picchiarlo. Quando ci lancia le meteore invece è tutta un'altra situazione, perché ancora non ho capito che cazzo debba fare io per schivarle quelle meteore, visto che non abbiamo lo scudo. Tipo ora corro verso di lui, no, ora sono troppo lontano, non corro verso di lui e me le fa uguale, però le posso fisciare
Ok, tre attacchi. Adesso c'è la frusta. Whatta! La frusta! E adesso ci siamo di nuovo sotto. E invece no. Sei lontano, non mi piace. Le meteore, lo sapevo, lo sapevo. Ma guarda quanto è infame! Che si avvicina per farmi le mie corde, quanto è infame! Ora è vicinissimo, andiamo. Ma porca puttana, come facevo? Sì, adesso visto che siamo vicini al muro, te salti, eh. Madonna, sono ustionato. Sotto. Ora ne ha fatti 4 di colpi. Il quarto lo fa sempre rallentato perché ci piace così. Siamo fatti così. Il demone dell'infamia, davvero, davvero, Mepe. Siamo proprio fatti così. Che palle. Bello sto attacco in corsa. What the? What the? Sei lontano. Adesso ti avvicini e mi tiri le meteore. Bravissimo. Guarda, guarda. Te lo leggo in faccia quello che vuoi farmi. Te lo leggo in faccia ormai quello che vuoi farmi. Proprio più difficili senza testa che questo boss. Non abbiamo battuto nemmeno uno di senza testa, però ci sta. Certo, il senza testa sarà, cioè ci sarà sicuramente trucchettini per farlo molto più easy che questo, perché questo dura veramente tanto come boss fight. Allora, non ci avviciniamo, saltiamo appena va a terra e lanciamoci. Non puoi schivare nel momento sbagliato. Ovviamente. Ma dico, non puoi schivare in anticipo. 4 colpi? Sì che ne fai 4. Però mi ostioni comunque. Infatti è una questione di mindset, è una questione di mantenere il sangue freddo o meno, quello lo capisco. Io ho l'opinione opposta, una volta con gli impari vedi che sono tipo danzatrici della Valle Boreale, lenti ma molto capibili, se li osservi. Sì, infatti sono molto, cioè, si baseranno su poche cose senza testa, quindi saranno più facili da imparare, saranno, ovviamente non avranno tutti sti pattern, 3 fasi e tutta sta vita, e soprattutto tutti sti colpi che ti one-shottano. Oddio, magari ti one-shottano anche, però non in maniera così crudele. Come il demone delle lacrime qui. 4 attacchi? Sì che me ne fai 4, giustamente. Metà ustione. Sei troppo lontano. Il fatto che senza testa sto correndo di rombello diventa veramente una strozzata. Non sono più una fight. Ok, infatti. Perché a volte non mi prende, non ne ho idea. Tipo qua. No, ho sbagliato. Per fortuna che lui non ha attacchi aggressivi, diciamo. Cioè, non ha attacchi... A parte questo, che va viene molto avanti. Sono attacchi che ti balzano contro. Come faceva il gufo, come hanno tutti gli altri, Genichiro, eccetera.
Allora, no. Non possiamo più sbagliare. Ma a volte mi parte con quegli attacchi di merda tutti di fila e non mi fa schivare. Il fatto è che senza testa con i coriandoli. Ok. Per un shottare in maniera più crudele lo fanno e come. Ok. Mi hai rotto il cazzo, di già. Mi hai rotto il cazzo. Troppo lontano. Bravissimo. Abbiamo imparato a leggerlo. Se è troppo lontano, si sta lontani. Se è troppo vicino, ci si avvicina. Questo è meglio schivarlo verso sinistra. Qua non siamo avidi. Qua è troppo lontano. C'è anche gli alberi di mezzo, quindi non ci andrei. Adesso me le lancia tanto, infatti. Ok. Dobbiamo andare sempre nel lato opposto in cui ci attacca. Se ci attacca da sinistra. No, nel lato opposto. Oddio. Nel lato opposto o nello stesso lato? Non lo so. Non so più parlare. Ho perso il raziocinio combattendo questo boss. Me le vuoi lanciare? No, non me le vuoi lanciare. Vuoi farmi questo? Va bene. Bravissimo. Ho sbagliato, ma non ci ha preso, per fortuna. Perfect, raga. Prima fase, perfect. Oh. No, devo correre. No! Letta male! Letta tardi! È fatto tutto bene. È fatto tutto bene. Tutto tranne quello. Vado malissimo. Colpa mia. Colpa mia.
Sì, quelle lì erano molto problematiche, ma anche la spazzata dopo. Meno male ci è saltato sul muro e poi la telecamera è impazzita. Peccato, però come vedi non è vero che non c'è stato avanzamento. Io non credo di aver mai fatto la prima fase no damage. C'è stato avanzamento, ma come sempre, senza talismano di curo, basta un errore e sei secco. E questo è il problema, che non posso permettermi di sbagliare mai. Che se sbaglio perdo metà vita e con un altro colpo sono morto. Quindi è proprio... cioè... il fatto è che è sbagliata la sfida del talismano. Perché non rende il gioco più difficile, rende il gioco più noioso. È una vera sfida, parliamoci. Perché non poter mai essere colpito effettivamente. Ecco. È una bella sfida. È che ste palle io non le sopporto. Cioè, ste palle in un'arena così, dove cambia sempre tutto il resto, sono veramente sbagliate. Perché ti puoi trovare in mille situazioni. E dovevano prevederlo. Ma perché lo sanno, lo possono prevedere gli stronzi della From Software, visto che programmano giochi uguali da una vita. Uguali nel senso sempre con i soliti problemi. Perché la telecamera in... 10 anni di giochi non l'hanno mai aggiustata. Dovrebbero sapere poi quali sono i cazzo di problemi di cui soffrono i Souls, di cui soffrono i boss dei Souls. E poi una cosa devi fare. Porca puttana. Una cosa devi fare. Una. Giocaci. Cioè, quanto ci è voluto a noi? È un'ora che siamo qua su questo boss. Quanto ci è voluto a noi a capire quali sono le criticità di questo boss? E quando è che non funziona? Non è che ci sono volute ore di testing, mi sembra. Ore e ore di testing. Va bene che l'avessimo dovuto testare a modo, dovremmo testarlo con tutti gli equipaggiamenti per vedere se si rompe qualcosa, con tutte le cose, eccetera. Va bene. Però, cioè, mi sembra strano che non si testi la cosa più facile che c'è da testare, quindi il combattimento all'arma bianca e se funziona al boss in generale. Io sto parlando di quello, cioè testare il gioco nei funzionamenti base, nelle meccaniche che ha il boss, per vedere se sono bilanciate o meno con l'arena in cui si sta giocando. Cioè, non sto chiedendo l'impossibile. Poi appunto, come me ne sono accorto io, com'è possibile che un game designer non si accorga di queste cose? Non si accorga che il combattimento è insensato, che non funziona in alcuni punti, che c'è l'arena troppo ondulata. Come fai? Come fai? Non mi riesce più a schivarlo. Sei troppo lontano, ma tanto si avvicina per tirarcele le palle. Guarda com'è voglioso, guarda.
un'arena gigantesca con un boss che ha dei moveset anticipabili non mi sembra tanto sleale. Anticipabili? Moveset anticipabili? Non saprei se definirli così. A me sembrano moveset in cui te devi girargli intorno per sperare di non essere colpito. Non mi sembrano anticipabili. Cioè, mi sembra, ecco, mi arriva un attacco da sinistra e io schivo a sinistra. Mi arriva un attacco da destra e io schivo a destra. Io vado sempre dietro e lo colpisco sul culo. Più che anticipare, questo mi sembra un casino. Un casino. La cosa che più mi dà noia di questo boss è che il discorso postura con lui non conta veramente niente. È un boss di Dark Souls, anche, ma questo l'avevamo già visto. Cioè, ci sono mille altri esempi dove la postura in questo gioco non serve a niente. E appunto è una meccanica che abbiamo sempre disprezzato. Non la postura, appunto, che i boss non la rispettino. Che ci siano boss che ne fanno completamente a meno. A questo punto non la mettere. E intanto mi sto stancando e non leggo più le stesse mosse che fa. Devo concentrare. Se anticipare significa correre in una direzione, non lo stai facendo in modo giusto. Ok, mi volevo curare. Ah. Posso distrarre un cazzo di attimo che mi tiri i meteoriti addosso. Porca puttana infame, oh. Sei troppo lontano. Fisciagli l'attacco, fisciagli l'attacco. Wow. Sei troppo vicino, devo venirti addosso. Sì, ma la postura gli va insieme alla vita, è quello che è inutile, la postura. Hai visto, ancora l'abbiamo esaurita la postura, ma gli va insieme alla vita. Cioè, puoi sfruttarla se giochi più safe. Tanto non ha senso. Non ha senso giocare safe contro di lui. Si allunga soltanto di più il fight. Ma poi, in tutto il gioco, non hanno pensato a mettere una cazzo di mossa che facesse allontanare dal muro questi bestioni? Perché la scimmia guardiana al muro impazzisce, l'abbiamo visto, come impazzisce proprio. Come lui, eh? Cioè, non è fatto bene tutto questo, parliamoci. Non si sanno comportare vicino ai muri.
poteva essere molto meglio tutto questo. No! Meno male. Bravissimo. Un altro attacchino. Bravissimo, questo mi piace. Questo è perfetto. L'attacco che dovevi fare. Ok. Altra compressa. Con calma, Luca. Sì, va bene, va bene, va bene. Un applauso. In effetti sarebbe interessante provare con Andrea. Bene. Questa è stata proprio infame. Allora, ragazzi, direi che è arrivato il momento per non impazzire. Confetti. Oddio, potremmo provare anche gli Asciarico, però mi ucciderebbe in un colpo. Il grumo rosso impedisce l'uso della risurrezione. C'è un unguento antifuoco? Sì. È proprio la polvere rinfrescante del governo. Ok. Il grumo rosso sarebbe un oggetto incredibile se fosse possibile recuperarne più di due. Beh, cavolo, 10 sono tanti. Provane uno per il momento giusto per renderti conto della differenza e poi gestiscili. Dieci coriandoli, dici? Lontano, ti fiscio l'attacco, bravissimo. Non ne fare il secondo, per favore. Buono. E poi noi siamo senza talismano di cura e riusciamo comunque a togliergli molta vita in così poco tempo. Siamo già a metà prima fase, se ci pensate. Quindi non è difficilissimo come boss una volta imparato. Il problema sta sempre lì. Sta sempre nella mia testardaggine di rendermi sempre tutto più difficile. Non fa tanta differenza, come vedete. No, sarebbe stato bello se potevo interrompergli quell'attacco stile gufo, stile altri.
cadere di sotto. Ah, ha anche i danni allucinanti che fa lui, quello non lo metto in dubbio. Lui fa dei danni stupidi. Però anche la resistenza che hanno i boss. Perché secondo me il talismano gli dona parecchia resistenza. Perché parlo e non sto concentrato? Allora. Ma perché ti incastri? Ma c'è la poca differenza tra una pensione di vita al boss, magari un effetto placebo, ma la guardi per assicurarmi. Ma il Cossaro, vorrei vedere i numeri effettivamente, vorrei capire di quanto ci aumenta l'attacco, perché non sembra effettivamente così tanto in più. Guarda, guarda senza un colpo quanto gli fa. Ecco. Ma perché mi alzo? Perché mi alzo? Luca, perché ti alzi? Stai a terra, stai tranquillo. Mi sto facendo uccidere dalla seconda fase come se fosse troppo diversa dalla prima. È una stronzata. Sì, va bene. È identica alla prima, non vedo quale sia la difficoltà. Non vedo dove trovi la difficoltà, Luca. Dai. È proprio uguale. Cambiano soltanto qualche attacco che devi imparare, ma... niente di che. È un pochino più veloce, nel cambiare attacchi, nei moveset, almeno se non mi sbaglio. Sembrerebbe un pochino più veloce. Cioè, a concatenare attacchi diversi, dico. Anche perché sarebbe... anche perché almeno incorrendo la fase. Sì, ma quello non è un problema, cioè si può fare. L'unica cosa è che ho paura di morire. Sì, un 50... secondo me ci raddoppia danni. Forse no, un 70%. Non si vede bene. Non so se è un 50% in più... Non mi ha fatto niente.
parte il fischio che è partito anni dopo. Beh, una cosa piuttosto importante te la spedere alla fine di questa boss fight, credo. Come... perché non funziona? Hai fatto catcalling al demone? Mi hanno detto che è importante, mi hanno detto che si deve fare, che funziona, anche perché lui, appunto, non vorrei fare spoiler al signor Cove che sta solo ascoltando, ma sapete tutti che cos'è. E sappiamo l'associazione del fischio. Quindi ci sta. Però a quanto pare non ha funzionato, o l'ho usato male io. Il fischietto deve essere uno in particolare, il terzo. Stai buono. Questi attacchi da 4 soldi. Stai buono, ho detto. Devi stare buono. Ma vai a cagare. Ti distruggo io. Io se voglio ti distruggo. Ragazzi. Porca puttana. Come il gufo, però il gufo era molto più bello da vedere. Come il gufo. Perché sono qui? Perché sono qui? Stai morendo, non ti preoccupare, stiamo morendo tutti. Stiamo morendo tutti, dobbiamo morire prima o poi. Dov'è quell'anello? Dai ragazzi, non ce la faccio più. Cioè, si può fare senza fischietto? Perché se si può fare senza fischietto, io vado lì e lo distruggo. Dimmi, Coissaro. Dimmi.
Si può fare senza fischietta tranquillamente. Poi, dov'è si trova? Ti ricordi quella zona con i Buddha e il lago verde? Il fischietto ti permette di dargli una freccia di danni, però. Una fracca di danni, esatto. Ti ricordi quella zona con i Buddha e il lago verde? Beh, ma mi state dicendo che devo andare a battere la scimmia un'altra volta? Che si può fare? E mica solo la scimmia. È necessario. Secondo me non conviene. Intanto che scrivete, faccio quello che ha detto Ale. Le 5. Abbiamo finito i soldi praticamente. Oddio, quanta bella roba però. Non abbiamo soldi però per sbloccare tutto. L'ombrello di sicuro. Questa roba è fighissima. Ah, possiamo adattare anche i kunai. Che non ci sono. Perché i kunai vanno sbloccati. Comunque puoi trovare anche senza fischio, ma se vuoi il fischio... Oh, lo scudo di fiamme ti rivoluziona la boss fight, credimi. Ok. Allora, il fischio questo non serve. Quindi, scudo. Ombrello loto di Suzaku. Un ombrello caricato con l'incisione di un uccello vermiglio. Consuma i benespiti. Quando è aperto, proteggi gli attacchi da tutte le direzioni. Tienilo aperto quando sei in movimento per proteggerti dagli attacchi leggeri. La benedizione dell'uccello vermiglio previene danni dal fuoco e l'accumulo dello stato ustione. Perfetto. L'ascia è poco utile, ma tutto è poco utile. Proviamo la Sabimaru, forse. Il getto ardente mi pare stupido. Doppio divino, non lo so, lo shuriken, vabbè, andiamo così, castagnole, sabimaru e ombrello. Se vuoi il fischio devi per forza andare là. Ma dopo cosa devo fare? Cioè, è comunque una boss fight, la boss fight è comunque da fare, che sarebbe anche da giusta da dover fare, perché ci dona un altro potenziamento all'attacco. Quindi effettivamente sarebbe giusto. Torneremo anche più forti con il fischio e più forti. Quindi sarebbe molto giusto. Cambierebbe un po' la boss fight. Magari potremmo fargli i danni che gli facciamo coi coriandoli, anche se non penso. Comunque è strano che è 11 d'attacco. Perché? Perché è strano? Esatto. Abbiamo fatto la zona segreta per il terzo finale. Abbiamo battuto il gufo versione incazzata. E tra l'altro mi è sembrato... Cioè, per ora no. Per ora è una difficoltà identica per la lunghezza di tempo che mi sta portando. Anzi, il gufo però aveva due fasi. Questo ce n'ha tre. Quindi sarebbe già morto lui fosse stato il gufo. Quindi lui diciamo che è un pochino più facile. È un casino. È un casino impararlo. È un po' confusionario perché non è il boss a cui siamo abituati, in Sekiro. Quindi è un apprendimento diverso. Però puoi creare come tutti gli altri. Ho sbagliato io.
No, in effetti tu non hai ancora fatto il boss finale. Lascia stare, non è strano, ho sbagliato. Io il demone dell'odio l'ho fatto come boss finale. Al mio primo... Ah, ma si può fare anche come boss finale il demone dell'odio. Ok, ok. Ora mi tornano tutte più, un pochino più cose. Ma mi spiegate bene cosa finisce dopo aver finito il gioco? Cosa succede? Posso tornare indietro? Non posso tornare indietro? Mi riparte il gioco da prima dell'ultimo boss? Perché... non parte New Game Plus a fine gioco, quindi puoi farlo che sì. Ah, ok, ecco perché. Ecco perché. Quindi adesso mi tornano molte cose, ma noi purtroppo faremo Isshin come ultimo... Isshin. Porca puttana. Non proprio Isshin, diciamo. Un po' di sberle in faccia che l'abbiamo dato. Poi. Ok, lanciami coriandoli su. Bravo. Devo picchiarlo. Devo picchiarlo male lì. Che cosa brutta ho visto. Ah già, con lo scudo non devo aver proprio... È vero, è vero, è vero. È vero. Hai ragione. Che ormai sono abituato troppo a farlo così. No. Lì vi giuro che non esisteva schivata perfetta. Migliore. Non usa coriandoli lo scudo, tra l'altro, ottimo. Sì, vabbè, 360 no scope proprio. Albero del cazzo. Geometria. Uccisi dalla geometria del terreno, anche qua. No. Sono fava io, scusate, sono fava io. No, lo scudo non mi sembra usare emblemi. Vediamo. Vediamo. Non sembrerebbe. Questo devo prendere la mira più grossa la prossima volta. Sì, li usa. Ok. No. Mossa.
No. Avevate paura, eh? Derogatis, buonasera, benvenuto. Benvenuto. Grazie per essere qua a farci compagnia. È già l'una. No. Ok, giusto, me l'ero scordato. Ero stato talmente troppo vicino a lui in tutta questa fase che mi ero scordato che cosa facesse. Ok, fase 3. Devo stargli dentro a questa... Devo stargli dentro e picchiarlo. Non so se devo uscire fuori. Sinceramente. Perché il mio scopo finora è stato stargli vicino il più possibile. Quindi non vedo cosa debba cambiare da ora in poi. Uguale, se stai dietro l'anello vicino a lui, puoi togliere postura standogli addosso. Ok. Ora torna indietro. No. No, non torna indietro. Perché non torna indietro? Sbagliato.
No, no, no. Avevo i coriandoli, non la cura. Non ha più statuette. Va bene, tutto per tutto. GG raga, GG. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Non potete capire l'ansia e la tensione che avevo addosso negli ultimi istanti. Mamma mia, mamma mia. Beh, è stata bella rapida post-ombrello, vero. Non l'abbiamo usato tanto, però ci è stato molto utile per poterci avvicinare più a lui e per poter sfruttare anche gli spazi che prima non potevamo sfruttare. Quindi sì, però l'abbiamo usato 3 volte, sostanzialmente, efficacemente. E una perché ho sbagliato, che dovevo schivare. Ah, l'abbiamo capito, l'abbiamo fatto anche noi una volta. Per la prima volta, una volta. Giustamente, giustamente. Io avevo le palpitazioni, boia, davvero. Quando mi ha chiuso nel cerchio, mi sono reso conto che non potevo più resuscitare, che con 2 colpi mi avrebbe ucciso e mi sono curato. Lì ho detto, vai, se mi fa un attacco adesso sono morto e li faccio tutto a capo e sono un coglione allucinante. Per fortuna è andata anche molto bene la fine. Per fortuna. L'RNG ci è stato a favore e poi meno male che abbiamo schivato quegli attacchi roteanti prima del cerchio, perché lì appena ho sentito cin, io ho saltato così, distinto. Non so perché nemmeno l'ho fatto. Ho saltato e basta. E per fortuna ci è riuscito, per fortuna era quell'attacco roteante, quindi primo salto, poi è stato giù e poi l'ho menato come non c'era mai e per fortuna è andata bene. Lo prendo sempre in faccia. Ma quanto ho capito il primo attacco va saltato, il secondo attacco no, basta stare fermi, però anche lì dipende, se sei magari in alcuni punti di geometria che sei più sopraelevato, ci sta che il secondo attacco ti prenda. Perché quell'attacco devi saltare sopra di lui. Ah, ok, ok. Comunque, demone dell'odio, prega ad un idolo dello scultore e affronta i ricordi delle battaglie per aumentare permanentemente la tua forza d'attacco. Il demone con un braccio solo si aggirava sul campo di battaglia consumato dalle fiamme del più cupo rancore. Ok, ok. Va bene. E lapislazzuli. Lapislazzuli 2. 18.000 punti esperienza, quindi dovrebbero essere un livello e mezzo. Esatto, più o meno. E finalmente, ragazzi, abbiamo concluso questa quest, che è finita con una boss fight particolare. Anche perché, appunto, ovviamente ora si dice, lui è il buon vecchio scultore. L'uomo che non riuscì a divenire Shura divenne invece un tramite per le fiamme dell'odio. Il destino ha voluto che fosse testardamente vincolato a questo mondo. Solo quando divenne un demone riuscì finalmente a lasciare questo mondo. Ok. Le descrizioni non sono così chiare, eh? Colui che non è riuscito a diventare Shura. Non è riuscito a diventare Shura perché cercava l'espiazione.
cercava l'espiazione nello scolpire Buddha, che non ha trovato, purtroppo. Allora, io ora come ora, forte per quanto sono forte, continuerei a giocare tutta la notte e mi finirei tutto il gioco completandolo, quindi scimmia, tutti i senza testa, gli Shichimen che abbiamo lasciato indietro, insomma cercherei di completare tutto il possibile prima di andare dal boss finale. Cercherei di andarci nel massimo splendore possibile. Perché altro qualcuno gli ha impedito di diventarlo. Qualcuno gli ha impedito di diventarlo? Qualcuno chi? Qualcuno legato all'anello. Qualcuno è nato. Qualcuno ha detto splendore. Triggered. Penso che sare appunto ti riferisca all'anello e alla mano e insomma alle dita rinsecchite, quindi scimmia e la sua compagna, diciamo, tra cui c'era del tenero tra loro due. Forse ci sono molti dialoghi dello scultore facilmente perdibili. Lo dice in un dialogo dello scultore, spiegano praticamente tutto. Ok, va bene. 12, forza d'attacco, 18, a vitalità. Potremmo avere un 19, a vitalità. Penso però che 19 vitalità sia al massimo. Mentre per l'attacco c'è soltanto rimasta la scimmia. Quindi penso 13 forza d'attacco sarà il massimo che potremmo raggiungere. 19 a vitalità, perché ci manca un grano di rosario e quel grano lo dà il 7 lance maledetto, che è qua. No, non è qui, è al castello Ascina, non la stanza di su, ecco, è qua. 19 sarebbe un numero così brutto. Allora è 20, ma non vedo altri grani di rosario a giro, a parte il 7 lance. Raga, ci voglio riprovare un'ultima volta e poi si va a letto. Ah. Visto che Pier mi ha detto andargli nel mezzo col Gacin, penso intendesse questo. Esatto. No. Ma smetti per favore di fare affondi. Beh, va bene che è una lancia. Sì, vabbè, certo. Ovvio che mi togli tutta la vita, ovvio. Sì, purtroppo una clava, esatto. No, ma bene, bene che faccia affondi, eh. L'importante è che non li faccia tutti storti. L'importante è che non mi facciano finire i miei confetti. 5 ne abbiamo.
Io cerco di fargli gli affondi, ma non me li fa. Madonna, al fuoco. Sì, va bene. Spingimi sempre nel fuoco, però, porca puttana. Oh. Ok. Ok, quindi se ti perrio l'attacco dopo sei fritto. Ecco. Grazie mille Ale, grazie mille per essere stato qua. Volevo però concludere con questa cosa. Dovevo concludere con questa cosa per provare ancora una volta che in Sekiro si migliora sempre e con i giusti trucchi si riesce a fare cose che all'apparenza sembrerebbero impossibili, come ci è sembrato molte volte prima. Ora invece, senza paura e con un po' di tattica all'inizio, ce l'abbiamo fatta. E sono molto, molto contento, anche perché adesso ci potenziamo la vita al massimo. Il padre di Robert venne da lontano sud, oltre il mare, in cerca degli immortali. Respingere un migliaio di spade fu un piccolo prezzo in cambio della benedizione delle acque del ristoro. Ok. Elite da scina, boh, non so come si chiama in italiano, è un altro mini boss. L'hai fatto la scina elite? Questo qua, dici? Questo qua ora? Sì, l'ho fatto ora. E abbiamo 19 a vitalità adesso. Ok. Grande Luca, GG come stile di vita. Grazie Ale, grazie mille la compagnia. Adesso ci possiamo finalmente... No, aspetta, non è quello che intendo. Elite da scina... non ne ho idea. Li abbiamo uccisi tutti qua, quelli grossi. Abbiamo ucciso il ciccione, abbiamo ucciso lui e vabbè, ora da qui in poi c'è soltanto un boss che ci aspetta. Per finire, per concludere, purtroppo non è il massimo, mi pare. Aspetta, non è quello che intendo. GG, cosa ti riferisci coi Saro? Purtroppo non è il massimo, mi pare. Abbiamo ucciso il ciccione, questo è body shaming gravissimo. Ah, non è il massimo... Ma scusa, ma quali sono gli altri 4 boss che mi mancherebbero per arrivare a 20? Cioè, 4 mini boss sono tanti, eh. Va bene, allora prossima volta, se ti ricordi dove si trovano la torre, dove hai parlato con Ishin, vai al piano di sotto. Non sono boss, questo è il problema. La prossima volta, se ti ricordi dove si trova la torre, dove hai parlato con Ishin, vai al piano di sotto. In realtà 2 Prayer Beats almeno sono proprio un boss. 2 Prayer Beats sono
proprio un boss? Un'altra credo sia un mini boss che intendo io. Allora, io mi perdo sempre. Allora, dove hai parlato con Isshin? Quindi la stanza di Isshin o Isshin Tengu? Allora, qua non c'è più nessuno, ovviamente. Ok, la stanza di Isshin. Allora, qui sotto. Oh mio Dio. Lo posso uccidere stealth? Si può uccidere stealth? No. Va bene ragazzi, va bene. Stacco perché... No, ma lui si fa veloce. Lui in 5 minuti lo faccio. Non c'è problemi. Basta mettersi lì, provare, prendere il tempismo per quegli due attacchi che fa. Sicuramente la spazzata l'ho già vista che mi ha ucciso ora. E la croce di Ascina. Quindi lui si fa easy in un attimo sicuramente. Io però non ce la faccio proprio più. Si fa easy. No, no, Coven, vabbè, per quello che abbiamo passato, questi mini boss una volta imparati si fanno veramente facili. Si fanno veramente facili. E ha un prayer bead. Ok, comunque mi ricerco semmai, faccio offline i prayer bead che mi rimangono. E poi si vede. E poi si vede. Perché anche domani sera, se vogliamo, se volessimo, potremmo finire Sekiro senza andare a lunedì sera. Quindi effettivamente domani sera può essere un'ottima giornata per finire Sekiro. Penserei appunto il pomeriggio di farmi i boss che mi rimangono. I prayer bead vengono in coppia dopo una certa boss fight che per esclusione puoi capire quale sia. Va bene, allora buona moto, speriamo di non sognare il demone dell'odio e la culla del caos. Grazie mille quest'ora per essere stato qua tutta la sera, mi ha fatto un sacco piacere davvero, grazie davvero tanto per la compagnia e per tutto il resto. Ah, tra l'altro ragazzi, passate dal Coissaro se non lo conoscete, eccetera. S.O. il Coissaro. Allora, comunque sia, vediamo a chi poter fare un raid e andrei a letto molto 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 velocemente. Anche perché domattina ho lezione. Una lezione che mi distruggerà a livello mentale, perché non sono nemmeno pronto per la lezione. Quindi figuratevi. Allora, c'è il Luse con GTA 5. Oh mio Dio. Oh mio Dio. C'è il Solda con Enter the Gungeon, anche se un po' fuori luogo. E l'abbiamo ridato anche l'altra sera. C'è Sbigi con Kingdom Hearts 3, c'è Brevimax con Hollow Knight, sempre il signor Brevimax che continua la sua first run su Hollow Knight, molto simpatico. E ditemi voi se avete richieste, se no andiamo a caso, andiamo dal Duse, che sta portando GTA 5, secondo me GTA 5 col Duse c'è da fare delle risate eclatanti. Raid... Industre TV. Perfetto. Raga,
grazie davvero davvero tanto per la compagnia che mi avete fatto stasera. Io vado a dormire, ciao, grazie mille Omepe, grazie mille dell'aiuto e della compagnia, sei stato incredibile, grazie davvero tanto, grazie davvero a tutti ragazzi. Buonanotte e ci vediamo domani sera se vorrete riesserci per finire Sekiro, si spera. Quindi buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao ciao! Mm-hmm.